e quello di Mozzone, a cui va il nostro saluto più grande per questo tour de force che li ha visti impegnati per tutta la settimana. Ma come immagino già potete sentire, c'è un suono molto particolare, perché in questo caso la tradizione incontra la modernità e lo fa davvero in modo straordinario ed eccezionale. Ed è appunto per questo che io darei proprio subito la linea a Francesco Mennillo, che ci racconta che cosa sta succedendo qui alle nostre spalle. Francesco, ci sei? Sì, ci sono. In questo momento siamo davanti proprio alla sede del comune di Giugliano e è partito ormai anche lo spettacolo di Bottari, una cosa che probabilmente a Giugliano non si era mai vista, per una vera e propria orchestra. Prego Guglielmo di venire a questa parte per mostrare, chiedo scusa, proprio questa orchestra, questa vera e propria orchestra fatta con le botti. Guardate, c'è un vero e proprio maestro che dirige 4 botti più piccole e le 2 botti più grandi. I ragazzi che stanno suonando provengono da Bellona, in provincia di Caserta. Ecco, vedete? Da Bellona, in provincia di Caserta, dicevo, e ormai questa attrazione sta catalizzando tutto il pubblico, tutti i giulianesi che oggi si sono riversati in strada. È un'emozione molto bella. In questo momento, proprio davanti ai Bottari, potete vedere anche in un carro che è appena arrivato, corredato appunto di cavalli. In questo momento il carro, la carretta, si è fermata proprio davanti al comune di Giugliano. C'è tantissima gente. Un bel pomeriggio qui nel centro storico di Giugliano. Applausi ovviamente per questi ragazzi che adesso continueranno con il loro repertorio. Una cosa molto molto bella. In questo momento arriva qui con noi anche Perché l'avete chiamata la festa? È perché Giugliano è forte come feste. Ci abbiamo anche la festa della tamburriata giuglianese, con la Madonna della Pace e San Giuliano. Ci abbiamo le cose tradizionali, è bella Giugliano. E questi amici di Bottai, la Paranza Mezzone, partecipa a suonare a molte persone, molte zone della zona casertana e napoletana. Grazie a Enzo Pennacchio, con lui e con le altre paranze, la paranza d'Alterio e la paranza Quartarola, abbiamo vissuto tutta la settimana, questa settimana di festeggiamenti della tamburriata, una settimana che si conclude oggi. Com'è andata quest'anno? È andato bene, ci pensavano che andavo male, invece è andato molto bene, perché la giulianese la vogliono, e allora automaticamente devono capire la popolazione giuglianese che i politici chi sono destra e sinistra, noi siamo tutti amici, la popolazione giuglianese, la giuglianese la vuole e non ce l'immarà, perché è forte la giuglianese. Grazie a Enzo Pennacchio, grazie Enzo, sicuramente ci ribeccheremo dopo per le strade di Giugliano. Intanto io vorrei intervistare qualcuno, allora un signore che trovo qui, la tamburriata giulianese, quest'anno più forte degli altri anni, come l'ha vissuta, come sta vivendo questa festa? Bene, bene, troppo bene, bene. Mezz'ora, Quartarola, tutta bella, ogni anno bella festa, a venire pure la coppa, vedere, a posto. Tutti i giulianesi in strada, si vede poche volte tutti questi giulianesi in strada, no? Bello Giugliano, troppo bello. Intanto i ragazzi di Bellona, i Bottai, continuano il loro spettacolo che continua a catalizzare tantissima gente. Io vorrei avvicinare anche qualche giovane, qualche ragazzo, questo bambino. Ti piace questo spettacolo? Ti piace vedere la tua città così? Certo. Allora,
Abbiamo qui ancora un'altra persona. Allora, com'è vedere Giuliano in festa con la tamburella? Non voleva lasciare le reazioni. Lei come si sente a vedere Giuliano in festa con questa tamburriata all'insegna della tradizione? No, è ben fatto. Che ricordi ha della tradizione della tamburriata giulianese? A me ne piace, mi piace assai. Allora, in questo momento i bottai stanno... Allora, vi dicevo, i bottai stanno continuando il loro spettacolo. Grazie mille, Francesco, e lo spettacolo è stato davvero strepitoso e continua ancora. La cosa più bella è che mi sono girata per un istante e il Corso Campano è gremito di persone, davvero uno spettacolo eccezionale. Noi siamo in attesa del sindaco che ci sta venendo a trovare, sarà molto bello discutere e parlare con lui proprio di questa tradizione che viene riproposta anche nel centro storico. Sì, mi dicono che sta arrivando il sindaco per questa iniziativa davvero molto bella, perché riesce ad avvicinare il popolo ma soprattutto tanti giovani, perché questo è il messaggio che in questi giorni hanno voluto mandare quelli delle Paranze, così li chiamiamo così, perché sono proprio le famiglie delle Paranze, perché sono delle vere e proprie famiglie, sebbene qualcuno non sia consanguigno. Ecco, ci dicevano: fate venire i vostri figli, venite tutti quanti ad omaggiare, a cantare, a ballare con noi, perché questa è una festa della tradizione, una festa del popolo. Intanto alle mie spalle continua questo spettacolo, pensate, su delle botti e delle percussioni. Eccolo qua, sindaco. Ciao Antonio, buonasera, come va? Tutto bene. Allora Antonio, devo dire, mi sono girata per un istante, c'è davvero una marea di gente e questo è qualcosa di davvero strepitoso, considerando che questa è una tradizione tra virgolette vecchia, antica, potremmo dire anche desueta, ma non è così. Una tradizione millenaria che ci sforziamo tutti quanti insieme di tenere viva, vivace e di riproporre. Quest'anno l'abbinamento con i bottari è qualcosa di bellissimo. Poi io sono appassionato del genere, quindi lo vivo come quasi un regalo personale. Li ho visti suonare con Insuavitabile in molti concerti. Averli nella mia città con le Paranze giulianesi è molto bello. Allora sindaco, questa sera avremo qui al Corso Campano tutte e tre le Paranze storiche giulianesi. Che cosa rappresenta questo momento e questo spaccato di vita giulianese per la città? Innanzitutto è la città che si riappropria della propria storia, delle proprie tradizioni. Io ho visto nel Salento come hanno saputo rinnovare e soprattutto preservare la tradizione della pizzica. Da noi c'è una particolarità, la nostra non è una tamburriata come le altre, la nostra è la giulianese con il sisco, che è una particolarità tutta giulianese, e portarla nel nuovo millennio è qualcosa che ci piacerebbe riuscire a fare. E il fatto che ci siano non solo i vecchi capifamiglia ma anche le giovani leve, i bambini delle scuole elementari e medie che continuano a studiare, a fare e portare avanti questa tradizione, è qualcosa di piacevole. Dunque, poi noi siamo stati anche sulle carrette, che vengono chiamate carrette, ma sai che io ho scoperto, e devo dire mea culpa insomma, ho scoperto che c'è l'altra Pasqua, quella della tamborra, del ziscariello. Il giorno di Pasqua si inaugurano questi carri ed è una festa bellissima, strepitosa. Tu sei mai stato? Ci sono stato, non quest'anno perché ero alle prese con altro. L'ho vista e ovviamente noi come amministrazione la stiamo sostenendo e stiamo sostenendo lo sforzo delle Paranze. Bisogna dire che le attività che loro fanno dura tutto l'anno e hanno presentato un programma che arriva fino a settembre, quindi non avremo il tempo di finire questo che comincerà a quello successivo. Sono instancabili, sono instancabili. E poi c'è la classica Pasquetta giulianese, quella del martedì
a Lago Patria e devo dire che lì qua, un occhio mi piangeva e l'altro mi rideva, perché è stato bellissimo vedere tutte queste persone che venivano addirittura dal Vesuviano a vedere questo spettacolo, perché è una festa barra spettacolo, ma perché non cercare di rivalorizzare anche questo proprio sulla fascia costiera? Ci sono bisogno anche delle strutture, insomma, c'è bisogno di strutture. E approfitto per dare un'informazione. Noi abbiamo, io proprio martedì, mentre voi eravate sul lago a festeggiare, a divertirci, abbiamo lavorato ci siamo divertiti. Ero in regione per ragionare proprio di Lago Patria. Noi abbiamo candidato il nostro lago per le Universiadi. Stiamo ragionando con la città metropolitana e con la regione per il rilancio di Lago Patria, quindi una serie di investimenti sul lago. Primo tra tutti siamo riusciti ad avere la conferma dell'investimento per la circunlago, per le piste ciclabili, che rischiava di andare perso perché c'era stata un'inerzia lunga svariati anni, e per sollecitare poi una serie di interventi a partire dalla strada crollata. Ma stiamo cercando di focalizzare sulla zona di Lago Patria una serie di investimenti. Quindi bene la festa, ma occorrono le infrastrutture, e noi stiamo lavorando per questo. E noi siamo davvero molto felici, così che l'anno prossimo davvero possa diventare un vanto per la città e anche un volano per il turismo, perché ci sono anche, perché oggi tra l'altro sono stato in un evento sportivo e ho saputo che sono venuti da tutta Italia e non ci sono posti negli alberghi, e noi vogliamo che sia così sempre. Il ragionamento da fare è anche su una riconversione del patrimonio immobiliare della zona costiera, che è un patrimonio molto spesso anche abbastanza degradato, e uno dei ragionamenti che stiamo facendo è quello di una riconversione dall'abitativo al turistico ricettivo. Ovviamente non perché funzionino alberghi per le coppiette, come molto spesso capita, ma perché il lago e il mare diventino volano anche grazie a una serie di investimenti del turismo, e creare le strutture ricettive intorno, richiamando gli investimenti dei privati insieme a quelli pubblici. Dunque, io so che dal comune sei direttamente venuto qui da me, ti ringrazio, e ti aspettano su tutti i carri. Grazie, buona serata. Grazie mille Antonio, e buona serata e buona festa anche a te. Ciao Antonio. Allora, ringraziamo il sindaco che va giustamente anche lui a godersi questa bellissima festa, e vi dico che davvero c'è tantissima gente mentre si canta al ritmo del Siscariello in diversi punti del Corso Campano, e qui alle nostre spalle c'è sempre questo spettacolo molto particolare. Io credo che forse possiamo dare la linea a Mennillo, perché non so adesso dove si recherà, perché si recherà nei diversi carri delle paranze. Abbiamo la Paranza Mezzone, D'Alterio e Quartarola. Loro ballano ininterrottamente, pensate che stanno ballando e cantando da una settimana, considerando anche le prove. Sono tante persone che lavorano in maniera sinergica perché tutto questo avvenga nel modo migliore. Sono instancabili. Oddio, c'è il momento di pausa, perché dovete sapere che quando loro si fermano, quando le carrette si fermano, cioè se il momento della tamurriata e del Siscariello dove si balla la tarantella, poi ad un certo punto, ragazzi, ci riposiamo e loro suonano la tastiera con un'altra tarantella per riposarsi un poco. E noi adesso abbiamo Francesco Mennillo, che per noi è in giro per la città. Allora Francesco, a te la linea, dici un po' che sta succedendo. Eccomi, mi trovo precisamente sul Corso Campano e ci siamo fermati proprio davanti alla carretta della Paranza Quartarola, dove abbiamo qui con noi Giovanni Pennacchio. È stata una giornata lunga, come tra l'altro è stata una settimana lunga, ma che soddisfazione si trova a vedere una Giugliano così gremita, una fiumara di gente sul Corso Campano per questa tradizione che si rinnova. Buonasera a tutti. Comunque non mi aspettavo tutta questa gente, un ringraziamento al comune che ci ha permesso di fare questa manifestazione. È bello vedere tutta questa gente che va avanti e indietro, si fermano vicino ai carri e non che quasi abballano tutti per passare una bella serata. Comunque si ringrazia.
Ringraziamo Giovanni Pennacchio della Paranza Quartarola in questo momento. Ok, allora, era questo il carro Quartarola. Il carro Quartarola, noi siamo stati anche per la Pasquetta Giulianese al carro Quartarola e noi ridiamo la linea a Francesco, se non vado errato la regia mi darà l'ok. Intanto che la regia non mi dà l'ok, io vi continuo a parlare della Tamorriata Giulianese, di questo ballo molto particolare, ma ve lo dirò dopo perché adesso abbiamo ancora Francesco Menillo in collegamento con il carro di Quartarola. Allora Francesco, a te la linea. Riprendo la linea, abbiamo appunto in questo momento incontrato i ragazzi della Paranza Quartarola che erano in un momento di pausa, come dicevi tu, in questo momento. Però vorrei intervistare, ovviamente dopo Pennacchio intervistiamo anche le nuove generazioni della tradizione, cioè voi siete quelli che poi negli anni dovranno riportare e portare avanti questa tradizione. Tu che cosa sai suonare? Noi balliamo, siamo i ballerini della Paranza Quartarola. Da quanti anni sai ballare la Tamorriata Giulianese? Sono circa 7 anni. Chi te l'ha insegnato? Nessuno, da solo. Una passione praticamente? Una passione che abbiamo nel sangue. I giulianesi hanno queste passioni che non si possono spiegare se non si vivono. Ci ballate un pochettino qua? Poco. Prendiamo un momento live, ballano per noi, per Teleclub Italia, live questo pezzo. Venite ragazzi, forza, ballate, fate vedere. Si stanno un attimo preparando, il tempo di prepararsi un attimo e ci fanno assaggiare un po' dei cosiddetti abballatori, giusto? Ballatori giulianesi. Giulianese. Noi ci teniamo particolarmente a dire questa cosa. Io voglio solamente farvi un appunto, dirvi una cosa tecnica, cari telespettatori. C'è tanta di quella gente che io e l'operatore Guglielmo non abbiamo neanche lo spazio dove metterci, dobbiamo chiedere permesso. Ecco qua, guardiamo questo momento live degli abballatori, ballatori della Tamorriata Giulianese. Hey! Francesco, ti stai divertendo alla grande, devo dire. Noi abbiamo anche visto una parte del ballo tipico che rappresenta una lotta. Infatti è un ballo che si balla, infatti a due, si fa a due, però non necessariamente tra uomo e donna, anche tra uomo e uomo o donna e donna. Noi conosciamo più comunemente la salsa, no? Che è un po' un corteggiamento in cui l'uomo porta la donna. Invece nella Tamorriata Giulianese è una lotta, infatti ci sono delle figure predefinite, si chiamano proprio figure, che rappresentano una lotta, una battaglia tra i corpi, tra le anime. E la cosa straordinaria è che questa tradizione viene molto sentita soprattutto dai giovani. Infatti proprio nel corso delle varie giornate dedicate alla Tamorriata, quindi l'inaugurazione dei carri durante la Pasqua, la Pasquetta Giulianese e tutti gli altri giorni, perché loro sono instancabili, non si fermano mai, hanno soltanto il venerdì, quindi soltanto ieri si sono riposati e oggi ricominciano infatti per questa bellissima festa. Non si stancano mai e sono tutti giovani, sebbene sia una tradizione secolare
un po' antiche e non si fermano mai. Intanto noi stiamo continuando a vedere delle immagini, però io direi alla regia, dato che abbiamo parlato abbondantemente della Pasqua e della Pasquetta giuglianese, poiché ci ha colpito davvero tanto, io l'ho chiamata un po' forse impropriamente, tra virgolette, l'altra Pasqua, la Pasqua delle carrette, la Pasqua della Tamurra. Io direi di mandare, allora facciamo un po' di live, e poi dopo vi facciamo vedere il servizio che abbiamo realizzato nel giorno di Pasqua. Ascoltate un po' di live. Dagli spettatori questo momento state ascoltando all'opera la Maranza Quartarola, è passato minuto qua, sono cominciati, è cominciata la tammurriata, hanno cominciato i ballatori e si sono fermate centinaia di persone a vedere i ragazzi, le nuove generazioni della tammurriata giulianese, i ballatori, e ovviamente parliamo anche di giovanissimi musicisti, suonatori. Vedete questo bambino che suona egregiamente la tammurra, quindi sin da piccoli, come prima si diceva anche con il sindaco Poziello, si parte dalle scuole nell'insegnare, ma ascoltiamo e vediamo ancora live. Vi restituiamo la linea dal Corso Campano. Bellissima festa, quasi in video Mennillo che è in giro per i carri delle paranze. Questo era il carro di Quartarola, ma vi ho parlato appunto della Pasqua e della Pasquetta giulianese. Mi piaceva condividere proprio con voi questo momento molto bello, quello della Pasqua giulianese e della benedizione dei carri. Guardate un po'. Tanto Perché mi piace. Ci troviamo a Lago Patria, proprio sulle rive del lago dove c'è il centro remiero, e qui alle mie spalle c'è la paranza d'Alterio per la Pasquetta giulianese, che trascorre questa giornata tra i canti tipici, la tammurra e il siscariello. Penso il momento più bello e più ricordevole di tanti anni, perché questa tammurriata giulianese non è che è sorta adesso, ma sono anni vecchi. Cosa ti piace di questa tammurriata, che è una cosa antica? È tutto, un po' di tutto, è tutto bello, la canzone, il ballo. Domani però si continua con la tammurriata giulianese per tutta la settimana. Quali sono gli appuntamenti? Solo venerdì è riposo, domani si va alla zona Solperusse, a Giuliana, dietro Ciminetti, e là ci sta un caro amico nostro, il macellaio, e deve preparare il salsiccia arrosto, o vino buono, e là facciamo un'altra serata con la tammurriata giulianese. Giovedì a Qualiano, ritorniamo a Qualiano, sotto la treglia, davanti alla chiesa, e là ci sta la vecchia tradizione della Madonna dell'Arco, il circolo. Sabato, Corso Campano, grande tammurriata giulianese.
E adesso siamo dalla Paranza Quartarola per continuare i festeggiamenti della Pasquetta Giulianese, sempre al suono di tamborra, di nacchere e siscariello. Vediamo qui come si festeggia. E perché ti sei avvicinato alla tamoriata? Perché la mia passione mi piace da 3 anni. Siamo con Giovanni Pennacchio della Paranza Quartarola. Che cosa rappresenta la Giulianese per Giuliano? Rappresenta una bella manifestazione, perché è una bellissima festa. E noi abbiamo preso questa tradizione già da molti e molti anni fa. Mio padre, mio nonno, eccetera, eccetera. Mi piace a loro, mi piace a noi, andiamo avanti così. Vi siete divertiti oggi? Sì, moltissimo. Abbiamo mangiato, abbiamo pranzato e adesso incomincia a ballare l'altra volta. E la Pasquetta Giulianese continua anche all'Hotel Emilia, dove c'è la Paranza Mezzone. Tra poco si esibirà nella tamorriata giulianese, sempre tamorra, siscariello, tanti balli e canti tradizionali. Quindi le piace, si sta divertendo? Come? Tanto? Perché mi piace. E cosa ti piace di più? Il siscariello, la tamborra, ballare? Ballare. Ballare? Sì. Da quanti anni lo fai? Solo da poco tempo. Si continua a festeggiare la Pasquetta Giulianese, ma come è andato oggi il festeggiamento? È andato ottimo, va bene sempre. Più avanti si va, più si aumenta la popolazione, i bambini e i ragazzi. Questa è in merito anche del profumo del Lago di Padre, della tamburiata giulianese che si festeggia con Lago di Padre a Bascio Padre. Eccoci qua, dunque questa che avete visto era la Pasquetta Giulianese, le paranze vanno a Lago Patria, sfilano con i carri, si divertono e fanno divertire tantissimo anche gli altri. Qui dietro di me c'è tantissima gente, vi dico la verità, davvero c'è il Corso Campano pieno e gremito. Ci sono non solo quelli delle paranze, perché sono proprio quelli delle paranze, una grande famiglia delle paranze, non soltanto consanguini ma anche persone appassionate che si aggregano tra di loro per tramandare questa bellissima tradizione che è quella della tamborreata giulianese. Tantissime sono le osservazioni che sono state fatte, tra cui una importante: se il Salento ha appunto la pizzica, perché anche Giuliano non può avere la sua giulianese? Perché pensate che questa tamborreata si chiama proprio giulianese e si differenzia dalle altre per la tipologia di ballo e per uno strumento in particolare, il siscariello. Quindi potrebbe diventare, perché mo, patrimonio dell'UNESCO, ma voglio proprio esagerare perché potrebbe essere così e questa serata lo testimonia. Adesso un po' sono venuti turisti e escursionisti un po' da tutta la Campania in giro, abbiamo ritrovato in questi giorni tantissime persone che venivano dal Vesuviano, dall'Avellinese, dal Beneventano proprio per vedere la giulianese, ma che non deve essere più qualcosa appannaggio soltanto di pochi, appannaggio solo degli anziani, ma per tutti, perché come vedete ci sono tantissimi giovani che ballano al suono di siscariello. Sì, adesso andiamo da Mennillo perché voglio sapere ora in quale paranza sta Mennillo, dov'è che si sta divertendo. Mennillo, dove sei? Eccola qua, è scritto qua, la paranza d'Alterio, ecco qua, potete ascoltare la paranza d'Alterio, un po' di live, ascoltate.
Ok, vedete i ballatori? Allora, eccoci qua. Allora, cara Carmen, ci troviamo qui. Abbiamo un piccolo musicista, un piccolo allievo della Paranza d'Alterio, probabilmente uno di quei bambini che poi da grande porterà avanti la tradizione della tamburiata giulianese della Paranza d'Alterio, il piccolo Sebastiano. Sebastiano, a che età hai cominciato a suonare la tamburra? 7 anni. Ora quanti anni hai? A giugno devo fare 11. Praticamente sono 4 anni che tu suoni la tamburra. Potresti essere quasi un maestro praticamente. Sì. Allora, pensate, noi in questo momento siamo vicino alla scuola Giambattista Basile, quindi altro luogo storico della città di Giugliano. Qui si è fermato il carro d'Alterio. Qui abbiamo altri due importanti elementi della Paranza d'Alterio. Abbiamo il signor Luigi e il signor Peppe. Il signor Peppe adesso ci mostra, vedete, quella cosa di cui parlavamo prima, ovvero il siscariello. Il siscariello, che è praticamente lo non si scappa, il nome è quello. Come si ricava? Prima l'abbiamo accennato io e Carmen. Allora, una canna di balustre. E poi c'è una zeppa che si compra normale e che si taglia e si aggiunge questa canna di babbo, si mette sotto. Lei, scusi se glielo chiedo, quanti anni ha, signor? 57. Da quanti anni suona il siscariello? Io ci avevo 7-8 anni. E non si è mai stancato? Mai. Le tradizioni non stancano, lo possiamo dire? Mai, non mi stancherò mai, finché ce la faccio vado sempre avanti. E cosa si prova dopo tanti anni a vedere questa città di Giugliano? Sappiamo che la tamburiata ha attraversato anche un periodo un po', insomma, di crisi come tradizione. Adesso lei l'ha vissuto quel periodo di crisi, no? Se vogliamo, come strumentista, diciamo, di questa tradizione. Adesso cosa si prova a vedere un'altra volta Giugliano gremita, che detto in termini proprio napoletano non ci potremmo muovere, cioè, e quindi che cosa si prova a vedere un'altra a Giugliano che pulsa di questa tradizione? Io provo una grande soddisfazione e mi sento sempre un po' più giovane ancora, perché la città è soddisfatta e noi gli diamo tutto quello che possiamo dare. Torna bambino praticamente. Tornasse bambino. Sì, qua c'è un signore che vuole aggiungere una cosa. Il suo nome? Granata Francesco. Dica. La tamburiata giulianese, oltre ad andare oltre regione, è andata anche oltre confine, Francia, Spagna, Austria. Per noi è una grande soddisfazione. Ci sono molti gruppi ormai che sono professionali, che portano la tamburiata giulianese dappertutto. Per noi è una passione, è un hobby. Ci fa piacere che molti gruppi professionali, anche se per lavoro, la portano dappertutto la tamburiata giulianese. Ci fa molto piacere. E poi parliamo anche, qua c'è il signor... Signor Luigi Febbra, lei da quanti anni sta nella Paranza d'Alterio? Sono 50 anni, da sta massima ero tra i 15 anni, ma non tengo 70. Da quanti anni sto? Siamo sempre appresa questo. Se lo ricorda il primo giorno in cui ha preso la tamburra in mano? Come no, 10 anni. Allora per tanto che nei tempi là erano tutta un'altra cosa, con mamma, porto tutto quanto a la tamburra in mano. E chi della sua famiglia ha detto: Luigi, suona la tamburra? Mia madre, Abramo, mia madre. E mia madre suonava la tamburra. Quindi ogni volta, insomma, che prende questa tamburra in mano un po' si ricorda di sua madre? Sì, sempre un ricordo che tengo io e mia madre. E non mi ricordo mai. Quando prima cominciava a suonare Peppe, non si staccava mai. Siamo sempre avanti. Allora, noi continueremo ancora a testimoniare questo pomeriggio fantastico, meraviglioso, qui nel centro storico della città di Giugliano. Ci muoviamo ancora per Paranze, ma soprattutto andremo a testimoniare la gente. Ah, aspettate, qui c'è, è arrivato il presidente della Paranza d'Alterio. Abbiamo chiamato il collaboratore del vostro proprietario della Telecrep Italia. Fra, come vanno le cose? La città di Giovanna Paolo sta mano a noi, il popolo. Allora, Fra, come sta andando? Per ora va tutto bene, Mario. Grazie a Dio, grazie alla Maronna, l'arco va tutto bene. Noi teniamo due tipi di tarantelle, uno così scatamuriato tradizionale e un altro capianore, perché
ad Amuriate con la pianura è stato creato mano a Peppa d'Amore. Eccola qua, al maestro Peppa d'Amore. Prima si suonava solo con Sisca, poi dopo piano piano, per dare un po' di riposo e ballatura, perché la pianura abbiamo inventato questa qua. Abbiamo inventato la canzone della Campagnola, abbiamo inventato la canzone della Cosciolon. Si incomincia a fornire limone e si va a fornire con tutti i tarantelli. Va bene Mario, dico bene. Ringrazia! Sì, c'è la città Carmelo, la città fa l'intervista, ma se no tagliamo. Ringraziamo il presidente della Paranza d'Alterio, Franco. Allora, io quello che vi posso dire adesso, sì, stavamo in diretta. Allora, quello che vi posso dire è che appena la gente che cammina sente, ascolta Siscariello, Tammorra e vede i ballatori, si sente, come si dice nei termini delle antiche napoletane, la gente si affattura, praticamente resta affatturata, si ferma e osserva, guarda questa magnifica tradizione, lo possiamo dire, che è viva e che è rinata. Noi con la tradizione della tammurriata giulianese, noi qua a Giugliano teniamo un matrimonio, però sono poche persone che riescono a competere questa situazione. Allora, è stato in Spagna, è stato in Francia, è stato a Parigi. La tammurriata oggi poi deve guardare che della tammurriata, se ti metti a guardare bene, chi non l'ha tammurriata, chi è? Franco d'Alterio. Tutte ragazzine 15, 16, 17, 5 anni, 4 anni. Questa è una cosa positiva però. Come no? Io sono molto orgoglioso di portare avanti questa qua. Ora sì, qualcuno si è permesso di dire dopo da Spurg che la tammurriata giulianese non si fa, che sono tutti quelli là contro la telecabità. Sanno a fare una visita. No, vabbè, noi oggi dobbiamo pensare solamente a questa festa. L'abbiamo chiamata festa ed è una festa. E a questo punto, dalla Paranza d'Alterio, dalla carretta della Paranza d'Alterio, restituisco la linea a Carmen. T'ha fatturato anche tu dalla tammurriata giulianese, ma che bellezza! Un grande saluto a Francuccio d'Alterio, perché poi tra l'altro noi siamo stati il giorno di Pasqua anche alla Paranza d'Alterio, la Paranza storica. Ed è appunto di questo che vi volevo parlare, cari telespettatori, perché questa è sì una giornata di festa, ma è la giornata conclusiva di un percorso che ha visto le paranze vive nel corso di questa settimana. Il tutto è iniziato il giorno di Pasqua con la benedizione, è una grandissima festa. Allora, si è ballato, si è cantato, soprattutto si è mangiato, ma non è che si è mangiato cose così, cose genuine del territorio, le fave, la cosiddetta ventresca, proprio i prodotti di questa terra, una vera e propria celebrazione di questo territorio. E volevo condividere con voi questo momento, ovvero il momento della Pasqua, mentre tutti noi stiamo a tavola col casatiello e la pastiera, guardate un po' a Giuliano che cosa succede il giorno di Pasqua. Guardate. La domenica di Pasqua ci sono tradizioni imperdibili che affondano le radici nella storia contadina di questo territorio. Le paranze di Giuliano inaugurano i propri carri o carrette, come vengono chiamate in dialetto, alla vigilia del pellegrinaggio verso la Madonna dell'Arco. Un momento in cui si riuniscono famiglie fedeli e curiosi, una vera e propria festa fatta di prodotti tipici, canti, balli, tammurra e siscariello. E lunedì a Bistro noi facevamo questa cosa perché facevamo la colazione, perché abbiamo fatto questa cosa per unire la domenica, poi portare questi pellegrinaggi, come oggi non portiamo più i pellegrinaggi perché i pellegrinaggi vanno con i pullman, con le macchine, portiamo questi ragazzi piccoli che possono barni sono a Giuglianese, con la nostra famiglia, noi andiamo a Maronilac, ci sentiamo a Maronilac, dopo uscita la Madonna dell'Arc, ognuno di noi va a fare il suo dovere. Non è che ognuno di noi ci mette in chiesa, no, ognuno si sente in chiesa e dà la sua offerta.
si fa la sua benedizione della Madonna dell'Arca e poi ritorno, no, poi diventa una sciambagnata. Ospiti delle inaugurazioni del carro della Paranza Mezzone, i battenti che hanno lasciato tutti a bocca aperta con le tipiche coreografie. La Paranza Quartarola ha ballato per tutta la sera con il suono della tamburra. Domani si parte alla volta. Domani mattina si parte alle 5, andiamo della Madonna dell'Arca, facciamo tutto questo tragitto per le Madonne e tutto il resto appresso. Dunque, oggi che cosa succede? Perché questa festa è il giorno di Pasqua? Che cosa succede oggi? Si inaugura il carro, viene benedetto, sì. Raccontiamo un po'. Allora, fra poco viene benedetto il carro, viene il prete per benedire, per fare tutte queste cose, il trattore, quelle che lei lo porta e tutto il resto appresso. Grande festa anche per la Paranza d'Alterio sui Monaci. Facciamo l'inaugurazione del carro, facciamo la tamburiata, facciamo la mangiata di fava, vandresca, casatilla e si canta e si balla e si suona con una bella serata. La tamburiata è nata nella campagna, quando si mettevano i cucuzzi, i fasuli, i patani. Bellissima Pasqua, il bellissimo giorno di Pasqua che ho avuto l'opportunità di vivere grazie alle paranze giulianesi, una tradizione davvero speciale, perché io direi che questa tradizione, al di là del fatto che è la verità, non deve morire, ma deve essere incentivata. Dovete venire l'anno prossimo tutti quanti alla Pasqua nelle paranze. Poi ragazzi, ve lo assicuro, vi fanno mangiare alla grande. Però adesso io non so, Mennillo, ora che vaga nel centro storico di Giugliaro al Corso Campano tra le varie paranze, adesso noi riusciamo anche ad ascoltare il Siscariello, io immagino che anche voi da casa riuscite ad ascoltare il Siscariello. Allora, noi abbiamo Mennillo, che possiamo collegarci con Mennillo, è arrivato all'altro carro, perché aspettiamo ancora un altro po', perché è effettivamente un po' difficile raggiungere un carro e l'altro, sebbene siano vicini, noi li vediamo quasi tutti vicini, ma c'è tantissima gente venuta in piazza e scesa qui al Corso Campano a godere anche della splendida serata che il nostro meteo ci ha concesso. Siamo in primavera e quale momento migliore per festeggiare, e per festeggiare una città e per festeggiare una tradizione che affonda le radici in una storia davvero molto antica e che deve essere perpetrata ancora e ancora. Mi dicono che abbiamo Mennillo, io penso che ad esclusione adesso sarà nella paranza di Mezzone con Enzo Pennacchio, immagino. Francesco, adesso dove sei a divertirti e a farci divertire? Allora, no, Enzo in questo momento è di fronte a me, l'abbiamo però... Più tardi ci collegheremo per ascoltare, abbiamo ascoltato un po' tutte le altre paranze, abbiamo ascoltato Quartarola, abbiamo ascoltato e visto i ballatori di D'Alterio, più tardi ascolteremo e vedremo i ballatori invece della Paranza Mezzone. Però proprio qui davanti alla carretta e davanti ai cavalli della Paranza Mezzone c'è la signora, come si chiama? Luisa. Signora Luisa, lei è giulianese? Detto Sciacquand. Sì, ma lei è giulianese? Giulianese Avrash. Che ricordi ha di questa... Ricordo, però mi sono cagnato tutto cose. E cioè, ci spieghi un po', che cosa è cambiato, secondo lei? Prima ci stavamo a festa, la facciamo ogni anno, invece si sta sempre a festa. Cioè, lei vorrebbe che a me una volta a settimana... Una volta a settimana, pure una volta a mese,
a fare qualcosa di buono. Cioè, tipo con la tammurriata, con i ballatori. A ballarmi pure. E facciamo un appello alle paranze, alle istituzioni. Allora, il suo nome, mi ricordi il suo nome? Luisa. La signora Luisa vuole la festa della tammurriata giulianese una volta al mese. Ah, ogni 15 giorni. Anche ogni 15 giorni. Ah, così la gente magari impara pure a ballare. Centri anziani, a ballare 3 volte a settimana, ci divertiamo e non pavamo niente, perciò qua facendo qualcosa che non pavamo niente. No, no, i panini li pulimmo perché ci facciamo noi, ci facciamo chiaro. Guardate, c'ho proprio qui il presidente della paranza. Allora Enzo, tu che ne pensi di questa idea? Le idee nascono dalla gioia, oggi è una giornata di gioia. Una ballare in piazza una volta a settimana o una volta ogni 15 giorni. La signora c'ha ragione, perché prima tornando indietro, anni indietro, molto indietro, i nostri, queste persone, sbinnonni, gente che non esiste più 2, 3, 4 secoli, quella loro, se questi divertimento loro, ballavano a tarantella, a giulianese, a sisco, a tamburo. Questi sono i veri divertimenti in dei luoghi, di casa, in dei vico. È vero, no signora? Allora oggi è nata. Siamo più moderni perché ci stanno le discoteche, ci stanno i bar. Ma noi siamo la discoteca. Allora, come potete vedere, è un momento di meraviglia qui a Giugliano, perché veramente ci sono bambini, famiglie, anziani, persone che praticamente percorrono il lunghissimo Corso Campano, stanno percorrendo il lunghissimo Corso Campano, si è fatta anche ora di cena, molti si stanno fermando anche ai punti ristoro, insomma, che sono stati allestiti sul Corso Campano, e così di tanto in tanto, ascoltando prima i tamburi dei bottai di Bellona e adesso i ballatori e strumentisti della tamburiata giulianese, la gente si ferma e sta passando una serata, all'insegna ovviamente della gioia della festa, perché là dove c'è musica c'è festa. E non solo, si sta onorando anche una tradizione che ormai da anni si sta riproponendo qui a Giugliano. Io adesso siamo in attesa, in questo momento si sta esibendo la paranza d'Alterio, quindi stiamo in attesa della conclusione della loro esibizione, per poi sentire, ascoltare e vedere i ballatori della paranza Mezzone, che è proprio qui davanti alla casa comunale. Enzo voleva dire una cosa, prego. Io mi scuso, che prima ti voglio fare un saluto a tutte quelle persone che stanno all'ospedale, che stanno male, che non possono tornare in piazza, e anche i detenuti che stanno i suoi loro doveri, che stanno in carcere. Un saluto a tutta la popolazione. E volevo dire una cosa, che ci stanno Fava, Vandresca, Panino, con tutto quanto. Allora, dobbiamo dire questa cosa che è importante: la diretta di questo evento è stata voluta fortemente dalle paranze giulianesi anche proprio per questo, per arrivare in quelle case, soprattutto in cui le persone, i giulianesi, quelli veraci, quelli che amano la tradizione, pur non volendo scendere per le strade, insomma, ed onorare la tradizione, possono seguire questa tradizione da casa. Ci sono per esempio le persone anziane, mi sono arrivati anche dei messaggi da molti miei amici che hanno le nonne a casa, i nonni a casa, purtroppo infermi e malati, che non possono scendere per strada e godersi la festa proprio così come facevano da giovani, da bambini. Lo stanno facendo, la stanno vivendo tramite Teleclub Italia. Allora, questa tradizione giulianese si deve fare ogni anno, perché la devono conoscere un po' tutti i bambini, i nostri figli devono sapere la nostra storia, le nostre radici. Quindi va fatta ogni anno ed è bellissimo. Stasera ho visto una Giugliano stupenda, bellissima, piena di bambini, giovani, donne di tutte le età. E io la propongo proprio per ogni anno fare queste cose, perché, come ripeto, come dicevo anche Enzo, è una serata stupenda. Quindi per me va fatta ogni anno per far sì che i nostri figli acquisiscono le nostre tradizioni, che sono bellissime, sono tradizioni antiche, tradizioni contadine. Noi veniamo da una terra agricola prettamente contadina, e quindi io sono d'accordo con Enzo a farla ogni anno, a ripeterla ogni anno questa serata. Allora, grazie. Abbiamo qui anche un giovane appartenente alla paranza Mezzone. Allora, come ti chiami? Luigi. Allora, Luigi, tu praticamente aspetti tutto l'anno che arrivi questa festa, che un po' caratterizza la tua famiglia, no? Il vostro gruppo.
Tu che suoni, balli, che fai? Suono, ballo, faccio tutto. Fai tutto. Quanti anni hai? 12. A che età hai imparato? Da nessuno, solo io. E dico, a che età? 2 anni. 2 anni avevi? Hai imparato l'usiscarella, la tamor? Solo la tamor. Solo la tamor, a due anni. E che c'avevi, una tamorra piccola piccola? Piccola. Ti hanno regalato una tamorra piccola lì? Sì, sì. Tu, a te piacerebbe portare avanti questa tradizione? Sì, tanto, sì. Perché? Perché è bellissima e non voglio che, non finirebbe mai. Allora, tra poco ci prepariamo perché sta per concludersi l'esibizione della Paranza d'Alterio, che è a poche centinaia di metri praticamente dalla Paranza Mezzone. Conclusa l'esibizione della Paranza d'Alterio, comincerà quella della Paranza Mezzone. Paranza Mezzone sono più vecchie, la compagnia sono 60 anni che faccio i cali. Poi siccome mi sono fatto vecchio, c'era tutto l'incarico che non potevo mettere. Senta, ma quanto tempo ci vuole per fare un carro del genere? Per fare un carro di vista, ci vanno 7-8 anni per fare un carro di vista. Che soldi, ci vanno i soldi per fare il carro, né chiacchiere. Ma una domanda, ma poi il carro, dopo averlo costruito, sì, poi ogni anno si rinnova? È giusto che si rinnova, perché chi ne può... Che la... Se una cosa su un'altra cosa, se da sempre che ci sono... Un po' di manutenzione, insomma. Ma lei oggi come si sente a vedere Giuliano? Guardate quanta gente, guarda, fine anno... Più disbigliato, più bello, più sistemato. Però quando sta la pranza mezz'ora, quando viene il cavallo, ci viene di più la gente. Tanta gioia, amici telespettatori, io spero che vi stia arrivando il messaggio che insomma la città di Giuliano oggi sta lanciando. Oggi la città di Giuliano è ricca di gioia. Vi restituisco la linea, dopo. Grazie Francesco, una vera meraviglia. Ritornando al discorso che facevi, per tutte le nostre persone che ci stanno seguendo da casa, è davvero un regalo che è stato voluto fare proprio a chi ci sta seguendo, chi non poteva venire qui a vivere questa bella tradizione. Però nell'attesa che la Paranza Mezzone inizi il suo spettacolo, sì, perché è un vero e proprio spettacolo quello della tamurriata giulianese, io direi di fermarci per una breve pausa e torniamo tra pochissimo sempre qui in Piazza Municipio e Corso Campano. L'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. L'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché io viva sarà vivo in me, solo per te. Scuola, 40 anni di storia. La mia scuola ha insegnanti di inglese madrelingua. La mia scuola ha un giardino enorme. Sono aperte le iscrizioni al kindergarten, alla sezione primavera, infanzia, primaria. Siamo istituto scolastico al centro di Giuliano dal 1975, con un parco giochi di 2000 metri quadri e docenti madrelingua di inglese. Kindergarten. Da 40 anni formiamo le nuove generazioni.
Vals, carburanti e lubrificanti di altissima qualità. La comodità del servito a prezzi da self. Corso Europa, Villaric, via Kennedy 4. Per convenzioni e acquisti online, visita alspower.it. Als. La tua compagnia di fiducia. Per la tua sicurezza scegli il meglio, scegli la professionalità e la qualità di Union Security. La nostra azienda riesce, grazie alla sua ramificazione sul territorio, ad offrirvi servizi innovativi e tempestivi di vigilanza e antirapina, come il nostro nuovo servizio drone, che ci permette di tenere sotto controllo la tua azienda dall'alto. Siamo presenti su Giuliano. Union Security, la tua sicurezza è la nostra priorità. www.union-security.net. Per la tua sicurezza, scegli il meglio. Per la cura della tua auto, scegli il meglio. Scegli l'esperienza di Car Wash dei fratelli Borzacchelli. L'autolavaggio auto, moto e camper esclusivamente a mano. Sala d'attesa climatizzata per i clienti. La tua macchina non sarà più la stessa con i nostri nuovi trattamenti effetto seta e polish rigenerante. Da noi la qualità dei prodotti Mafra. Car Wash, fratelli Borzacchelli. Da 4 generazioni ci prendiamo cura della tua auto. Ci trovi in via Pigna a Giuliano. Arredare la tua casa dalla A alla Z? Apri Z Project. Porte, porte blindate, infissi, parquet, cucine, elettrodomestici, mobili e complementi d'arredo. Vieni a scoprire il nostro showroom e scegli, grazie ai nostri consulenti specializzati, le migliori soluzioni per la tua casa. Da noi i migliori marchi del settore arredo. Siamo sul doppio senso a Villaric, sugli stabilimenti Pozziello. Z Project. Arrediamo la tua casa. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Galluccio, gustosi incontri. Maison Belle Soluzioni d'Arredo presenta Vivere un bell'ambiente. Adoro la mia casa, circondarmi di amici comodamente nel mio salotto, risvegliarmi con un buon caffè nel mio letto tra le cose che mi piacciono. Amo passare il tempo con la mia famiglia nella mia cucina elegante e funzionale. Sono sempre stata molto esigente, ho sempre ricercato la qualità, il bello. Mi piace vivere un bell'ambiente. Maison Belle Soluzioni d'Arredo che si esprimono nel tempo. Via Alicante 9 Giuliano, Napoli. La mia passione per la lettura. Ho scoperto la mia passione per la poesia. Grazie a C'era una volta ho scoperto la mia passione per le fiabe. Grazie a C'era una volta ho scoperto la mia passione per la TV. Torna C'era una volta tutti i lunedì da marzo alle 21.10 su Teleclub Italia. C'era una volta il Basile che piace ai ragazzi. Eccoci ritornati, siamo ancora qui in Piazza Municipio, il Corso Campano ricco, vivo, pieno di gente in festa. Ci sono le paranze, la paranza Quartarola, la paranza Mezzone, la paranza D'Alterio che stanno facendo divertire e far conoscere la tradizione della tamborriata giulianese a tutto il popolo, non solo di Giuliano, perché vi assicuro che ci sono anche delle testimonianze provenienti da altre zone, non solo del territorio dell'area nord di Napoli, ma anche dai paesi vesuviani, dove è anche molto sentita questa tradizione della tamborriata e della tarantella. Dunque, io però volevo dire ai miei amici delle paranze, poiché avete quel ben di Dio di prodotti tipici del territorio che sono buonissimi, se volete omaggiarci, noi siamo disponibili ad assaggiare
le vostre prelibatezze, perché dovete sapere, cari telespettatori, che oltre alle paranze ci sono anche vari punti ristoro dove è possibile assaggiare e degustare i prodotti tipici di questo periodo e soprattutto del territorio. Quindi, se volete, noi siamo qua, accettiamo qualsiasi cosa di buono, però mi raccomando. Allora, io credo che posso dare già la linea a Francesco Mennillo, perché mi pare che noi stavamo aspettando l'esibizione della Paranza Mezzone, però nell'attesa invece, perché Mennillo pure lui sta facendo il suo giro di perlustrazione a conoscere un poco, e io direi, noi prima abbiamo intervistato il sindaco Antonio Pozziello, che ha voluto assieme alle paranze che questa giornata, questo pomeriggio e questa serata fosse fatta per tutti quanti, per il popolo giulianese e non solo, però lui, che è un giulianese d'occhio, il nostro sindaco, ci ha rivelato i suoi ricordi in merito proprio alla tamorriata giulianese, che, lo ricordiamo, prende le radici da una tradizione antica, secolare, e vediamo quali sono i ricordi del nostro sindaco rispetto alla tamorriata giulianese. Vai. Io non la ricordo come, insomma, con musiche, canti e il fischio in particolare, insomma, dalla mia infanzia, è un ricordo che ci accompagna. Poi era qualcosa che si era perso nel tempo e che diverse amministrazioni hanno provato a recuperare grazie al lavoro che hanno fatto le paranze giulianesi. Cioè, va dato atto alle famiglie che hanno portato avanti questa tradizione con uno sforzo anche economico proprio, di aver fatto un grande lavoro, consentendoci oggi di avere ancora questa tradizione viva e vivace, e vedere dei bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, che suonano e cantano portando avanti la tradizione, è qualcosa di molto piacevole. Io ritengo che sia dovere della nostra città, della nostra amministrazione, quella di investire sulla nostra storia, a partire da questo e con tanto altro ancora. Quindi la cultura, la tradizione e anche le feste, l'animazione in piazza, tutto quello che serve a tenere una città viva e vivace, e vive e vivace anche la nostra tradizione. Intanto ne approfitto per ringraziare le paranze storiche per il lavoro che hanno fatto, per lo sforzo e per la collaborazione che stanno avendo con l'amministrazione comunale. La classica fronna alla napoletana, la giulianese, perché la Paranza Mezzone quasi è qui vicina alla nostra postazione. Quindi io darei la linea a Francesco Mennillo, che ci fa vivere live l'esibizione della Paranza Mezzone, dei balli della fronna e del siscariello. Quindi se c'è Mennillo, io darei subito la linea. Intanto noi stiamo ascoltando la fronna, eccola qua, aspettavo che arrivasse. Ed è molto bello, tra l'altro, perché c'è folla ovunque, ma la folla si sposta in base alle varie esibizioni delle varie paranze. Dunque, io darei la linea a Mennillo, se ce l'abbiamo, con la Paranza Mezzone. Abbiamo Mennillo? Non si sa se abbiamo Mennillo. In ogni caso, io invito tutti quanti voi qui a Giuliano, al Corso Campano, perché c'è festa e, oltre a ballare e a cantare per tutta la notte, si potranno degustare dei prodotti tipici. Abbiamo Mennillo, l'ho visto, lo giuro che l'ho visto, anche se mi dicono di aspettare, io lo giuro che l'ho visto. Ma perché lui si sta divertendo talmente tanto, perché vi assicuro che restare nelle paranze e cantare, ballare, lasciarsi trascinare da questa grande tradizione è davvero qualcosa di straordinario. Ecco, io sto vedendo il live e lascerei anche a voi, amici telespettatori, il live del siscariello. Carmen, ci sono! Eccoci! State assistendo live all'esibizione della paranza.
Mezzone. Ecco qua, vedete? Come diceva Carmen, appunto, la folla si sposta in base alle esibizioni delle paranze. È una cosa molto bella, perché magari sul corso dicono andiamo, si stanno per esibire Mezzone, si stanno per esibire Quartarola, si stanno per esibire Da Te. È come se fossero dei veri e propri concerti itineranti. Io vi lascio al live, vi lascio al live. Mangiate, mangiate. Allora, dimmi. Mi racconto questa piccola cosa curiosa. È cominciata l'esibizione della paranza Mezzone. Ad un certo punto il presidente Enzo Pennacchio ha avuto una voglia irrefrenabile di ballare. Si è fatto dare le nacchere ed è andato a ballare in mezzo ai ragazzi. Lo potete vedere lì? Il ragazzo che vede le righe stanno cantando, uno dei due è quello che abbiamo intervistato prima. Guardate questa signora che sta ballando. Eh? Fantastico. Abbiamo... abbiamo qui un'altra testimonianza. Signora, si sta divertendo moltissimo. Che ne pensi questa serata qui a Giugliano? Troppo bella. A me mi sono piaciuta stare le botte dei bottai le botte. È la prima volta che l'ho visto. Signora, lei che ricordi da piccola della tamburiata giulianese? La tamburiata è troppo bella. Però questa è la prima volta che l'ho vista, è ancora più bella. È stata una bella apertura, lo possiamo dire. Ma i pezzi giulianesi non mi perdo mai. Bene, bene. Abbiamo qui una signora, signora venite qua, venite vicino a me. Allora. Allora, possiamo inquadrare la signora, è venuta qua. Si sta godendo questa bella serata e sta mangiando pane e fave. Vedete, le fave, proprio la fava. Come diceva appunto Carmen, i prodotti tipici della terra, i prodotti tipici di Giugliano. Come tutti ben sanno, qui per le strade
del corso Campano, in tutto il corso Campano e per le strade del centro ci sono alcune bancarelle che offrono ventresca, fave e pane per i cittadini che stanno partecipando a questa festa. Intanto ascoltiamo ancora la Paranza Mezzone. Con loro voglio far sentire una volta mille vestimenti. Ma quando si fa in una sala non ci suona. Però dopo quando finite, non so quando finite, ma suona. Dopo, quando finite il pezzo, io vengo e... Ah, state seguendo in diretta in questo momento proprio di fronte alla casa comunale. L'esibizione della Paranza Mezzone presente proprio a ridosso di Piazza Municipio. Io sono proprio in mezzo ai ballatori. Proprio in mezzo ai ballatori. C'è anche tra i ballatori una donna anziana, mi hanno detto che balla praticamente quando era piccola, quando aveva 6 anni, è ancora qui a distanza di anni a ballare la Damuriana Giulianese. Come potete vedere il signore con i baffi canta la fronna, la cosiddetta fronna, e poi ci sono questi giovanissimi con le tamborre e poi col siscariello. Ovviamente non vi so fare una stima precisa delle persone che sono tutti intorno ad assistere a questo spettacolo, ma vi posso assicurare che siamo intorno all'ordine di molto più di un centinaio di persone che si sono fermate qui, come dicevo prima, affatturate da questa musica, da questo andamento incessante del siscariello. Ovviamente, come potete vedere, si danno il cambio, il ragazzo prima che faceva la fronna, il bambino che faceva la fronna, adesso sta suonando il siscariello. Quindi possiamo dire che c'è anche proprio una preparazione multitasking, come si direbbe nel gergo di questi ragazzini che stanno imparando, che hanno imparato gli strumenti della tradizione giulianese, della tamburella giulianese. Quindi saper suonare. Sono esibizioni che durano talvolta ore.
Guardate, vi stanno in questo momento, il nostro Guglielmo sta inquadrando tutto il gruppo di giovani che sta ballando. Sembra una vera e propria battaglia, ecco, come proprio riprende la tradizione dei ballatori ad Ambrugliara Giulianese. Una vera e propria battaglia, una cosa stupenda, quasi una coreografia. Una coreografia. E adesso pensate, ancora un altro siscariello, un altro cambio ancora. Questo è il terzo ragazzino che suona il siscariello, fantastico. Come diceva Carmen prima, tornando dalla zona di Piazza Matteotti, ho incontrato tante persone, tra l'altro persone che vengono dalla zona vesuviana, e ovviamente poi quando le paranze, la Tamburella Giulianese, vanno in pellegrinaggio alla Santissima Maria dell'Arco il lunedì in Albis, conoscono molte persone anche della zona vesuviana, quindi avviene una sorta di scambio praticamente. Loro invitano per la festa, per la grande festa della Tamburella Giulianese, anche gli altri paesi ad assistere a queste esibizioni e a queste giornate speciali. E intanto diventa sempre più difficile per i ballatori ballare, perché ovviamente la folla diventa sempre più folta. Tanta gente. Quindi lo spazio ovviamente si restringe. Intanto si è dato il cambio ad un altro siscariello, il ragazzo che prima suonava la tamborra adesso suona il siscariello. E come dicevamo prima anche con il sindaco Pozziello, una preparazione che parte dalle scuole elementari, i progetti all'interno delle scuole elementari che vanno a sensibilizzare quella che è la tradizione giulianese della tamburriata, qualcosa che ovviamente sembrerà assurdo ma non lo è, ricorda centinaia e centinaia di anni. Molte sono state le tamburriate che hanno girato il mondo, che sono partite dalla tamburriata giulianese. E ricordiamo il siscariello, che è tra gli strumenti principali della tamburriata, è unico praticamente, uno strumento unico fatto con le canne di bambù di Lago Patria. Ma adesso Guglielmo, se ti puoi girare, perché dobbiamo fare quella cosa. Allora, con la paranza mezzone, un po' io, come tutti, molti, alcuni di voi sapranno, sono anche cantautore, quindi conosco anche i meccanismi della sala di registrazione. Volevo ascoltare le tracce, cioè le tracce della tamburella giulianese, una per una. Ascoltiamo con l'aiuto di Enzo Pennacchio ad una quelli che sono gli strumenti, per sentire anche quello che si chiama anche la pasta dello strumento. Allora, possiamo fare, ascoltiamo solo il tamburo, ecco qua, e vediamo anche il movimento. Vediamo il movimento. Movimento. E questo qua era la tamborra, Enzo, la tamborra, che come potete vedere è uno strumento con questa pelle, vero? Che si tiene di solito anche come si dice, anche in stagionatura, sì, in stagionatura, perché deve stare sempre a caldo. Di
capretto. Questa è pelle di capra, perfetto. Adesso ascoltiamo il Siscarello, come già detto, vedete, a questo corpo fatto di canna di bambù. Quando andammo martedì al Lago Patria. Sì, questa è nata al Lago Patria, sulla foce del Lago di Patria. A mare, coltivare le spigole, orate. E... una rivalutazione ittica, insomma, del... però ci dà praticamente questo prodotto che è molto bello e che è la canna di bambù, che adesso come ti chiami tu? Vincenzo. Vincenzo ci fa ascoltare com'è il Siscarello. Vai Vincenzo. E questo era il Siscarello. Adesso ascoltiamo la Fronna. La Fronna, vieni qua. E lui è figlio di è mio figlio, ma è figlio di carrettiere, perché automaticamente la mia steppegna è lui, è Luigi Pennaccio, che viene la mia Sarrazza di Mezzone. Okay, è Mezzone. È Mezzone. Okay. Guardasse anche che ho avuto un colpo di fortuna della Madonna dell'Arche, perché io ho accettato dei miei figli, vengono la mia tradizione, tutti e due, Giovanni, Luigi e Maria Grazia, e i miei nipoti. Sei sicuro che la porteranno avanti? Io voglio dire una cosa, voglio ringraziare tutti i ragazzi che stanno attorno alla Paranza Mezzone, mio zio, a tutta la mia famiglia, perché anche Quartarola e Pennacchio, la famiglia d'Artere, che è d'Artero, ma noi siamo veri giulianesi. Io le ringrazio a tutte che facciamo questa cosa, vai giulianesi, e tutte queste persone ancora anziane che stasera stanno in piazza con noi, come questa signora che ci sta guardando. Ma poi che la signora piange, perché vede ancora il coso tradizione dei 70, 80 anni fa, 100 anni fa, e vi faccio sentire un carrettiere. Allora, ascoltiamo la Fronna, vai! I faccio carrettiera e me ne vanno, si scocca una bacchetta e me consola. Se va che da una botte mi dispera e faccio carrettiere e me ne prega. E facciamo un applauso! Con questo multitrack, così si chiama in gergo, in tecnico. Che voglio dire una cosa, ci abbiamo anche uno che è di Gualiano, un tradizionale sempre come giulianese, sì. È un altro cantatore. Ah sì, sì. Un cantatore parulano, viene proprio dalla parula. Vogliamo sentire anche la Fronna, sentiamo, sentiamo la Fronna, vai. Da Gualiano. Voi vedete che bella serata, ma la cosa bella e quanti amici buoni sta suonando tutto per l'altro noi lì in maffa. Applauso anche per il signore! Ci abbiamo ancora un'altra tradizionale giulianese, vogliamo un vecchio. Allora, dopo questo multitrack, così sì, abbiamo sentito tutti gli strumenti della Paranza della Tamburiera giulianese uno per uno, dal Siscarello alla Fronna, passando per la Tamborra. Vi restituisco la linea a te, Carmen. Bellissimo. Voglio dire una cosa, adesso facciamo suonare anche mi avete proprio peccata sul fatto, ecco la fava, le fave tipiche, Domenico, allora un attimo, sì. Allora, buonissima, un giro per Giuliano questa sera, si mangiano le vere fave giulianesi. Sì, la musica popolare, i prodotti... Tanto Domenico Ciccarelli, organizzatore assieme alle Paranze giulianesi di questa bellissima festa. Sì, anche per questa occasione la nostra associazione Liberal si è messa a disposizione, abbiamo aiutato appunto le Paranze nell'organizzazione dell'evento, infatti voglio ringraziare tutti i ragazzi
Mario, Gennaro, Tommaso, che come sempre si sono rimboccati le maniche per cercare di rianimare questa città. L'abbiamo fatto con la musica popolare delle Tamur e legandolo ai prodotti tipici, questo connubio che funziona e che riproporremo anche a fine mese con la quarta edizione della Tamurra dei Briganti. Ti diamo il microfono tutto per te. Sì. Sì, dicevamo, la Tamurra dei Briganti, questo evento che è giunto alla quarta edizione, è un evento dedicato al sud Italia, ai prodotti del sud e alla storia come la fava. Come la fava, infatti sarà protagonista anche del nostro evento e soprattutto della storia, di questa storia negata del post-unità d'Italia, che a molti è caro questo tema e che riproporremo con un convegno e con una serie di iniziative proprio per ricordare anche quel momento storico del 1861. Allora Domenico, non ti muovere intanto, io vorrei chiedere a Francesco Mennillo, estasiato, ormai affatturato come dice lui che è in giro per il Corso Campano, di prendere qualche testimonianza, che appena ha qualche testimonianza, qualche giovane, qualche considerazione proprio sulla festa che si sta vivendo qui a Giuliano, perché come diceva proprio Francesco c'è un pubblico eterogeneo, abbiamo famiglie, bambini, persone anziane, quindi la tradizione che incontra anche la gioventù, non so se hai potuto vedere, ai ai ai, mangiano anche panini, di qua ancora niente. E dicevo, nonostante sia una cosa che affonda le radici in una storia molto antica, ci sono tantissimi giovani anche nelle paranze. Sì, infatti questa ormai è diventata una musica che attira soprattutto le nuove generazioni, è qualcosa secondo me di ancestrale che abbiamo dentro di noi e che quando sentiamo questa musica, ecco, subito si creano nuovi appassionati. Allora Domenico, tu in qualità proprio di organizzatore di eventi vorrei una tua considerazione in merito a una questione che è stata affrontata dalle paranze, che è stata affrontata anche dal sindaco. Dunque, nel Salento abbiamo la pizzica, moltissimi turisti vanno in Salento proprio per la notte della Taranta, è un qualcosa che è riuscito anche a sdoganare oltre i confini italiani. È vero, anche la giulianese è andata un po' in tutta Europa, ma non riesce a decollare quanto la pizzica o quanto anche altri balli tradizionali delle altre zone del mondo. Che diciamo cosa che bisogna fare? Che cosa dobbiamo fare? Cosa manca a noi? No, diciamo che la pizzica non possiamo paragonarla alla tamburiata giulianese, perché la pizzica possiamo accostarla magari alla tamburiata in generale, perché noi la giulianese fa parte di una serie di tamburiate e di musiche popolari campane che vanno dalla zona vesuviana alla zona casertana alla giulianese. Sono almeno, ne conosciamo almeno un sette di tipologie di tamburiate diverse. Diciamo la scommessa sarebbe metterle insieme, diciamo, cosa che già a livello naturalmente già accade con Villa di Briano, con Madonna dell'Arco, che sono appuntamenti. E vanno tutti quanti anche a Villa di Briano in sì, questa Villa di Briano, settimana, cioè, domani vanno a Villa di Briano, quindi comunque dove si riuniranno un po' tutte le musiche della tamburiata, quindi diciamo quello che accade in Puglia con la pizzica accade già nella nostra regione. Il problema è che lì sono molto più organizzati, hanno puntato su questo connubio già da tempo, musica popolare e prodotti tipici, e soprattutto il discorso organico che ha funzionato, perché diciamo sono una serie di tappe che si fanno nelle varie località del Salento per poi fare una grande finale dove tutti partecipano a Melpignano, dove praticamente riescono a portare anche 400.000 persone l'ultimo anno. Benissimo, allora Domenico, io se vuoi nel nostro parterre ti offro un po' di fave, un po' anche di ventre, abbiamo tutti i prodotti tipici, intanto voglio vedere. Infatti adesso, ricordiamola sì, questa cosa, che il presidente, ecco, le paranze hanno voluto che si regalassero 800 panini, ecco, con la pancetta, ricordiamolo, una cosa squisita, vi assicuro. Di fave, proprio perché questi due prodotti devono essere provati da tutti indistintamente. Provateli perché sono è tutta salute, davvero. Quindi adesso noi andiamo anche noi a farci il nostro ristoro. Intanto passo la linea a Francesco Mennillo. Con chi sei adesso? Che cosa stai combinando, grande Mennillo? Vai Mennillo,
un attimo, pensavo voi c'avete il punto ristoro, io me lo sono dovuto creare. Allora, tra l'altro le fave sono buonissime, diciamolo. Allora, siamo qui con il signore, come si chiama lei? Francesco. Io Francesco, ah, lei come me si chiama Francesco, lei è giulianese. Ma allora questa festa che ne pensa? È una bellissima festa, mi è sempre piaciuta questa festa, ogni anno che vengo a vedere. Lei se la ricorda la festa della tamburiata giulianese da piccolo? Sì e no. Sì e no, perché? Come mai sì e no? Quando ero piccolo non ci volevo andare, soltanto da grande ci va. Insomma, è contento di questa. Qui con lei c'è anche sua nipote, come ti chiami? Rosa. Come potete vedere, veramente famiglie intere per le strade. Rosa, allora questa festa è la tamburiata giulianese, ti è piaciuta? Sì. Sapevi che esistesse una tamburiata giulianese? Sì. Lo sapevi? Insomma, ti è piaciuta, insomma, questa festa. Abbiamo qua proprio bambini piccoli, come potete vedere. Guardate che begli occhi che c'ha questo piccolo. Come si chiama? Cristian. Si chiama Cristian. Cristian, allora ti è piaciuta questa festa? Quando a mangiare sono venuta, sono venuta a correre, mi hanno beccato ancora, ragazzi, è buonissimo comunque, fave eccezionali che vengono regalate dalle paranze, quindi voi se state qui in Corso Campano vi potete anche fermare per fare un bel ristoro gratuito, e infatti lo stanno anche annunciando adesso. Allora, per un attimo abbiamo perso Mennillo, che si sarà infrattato lui le fave, la pancetta. Mennillo, io confidavo in te per mangiare un pochino anche io. Abbiamo Mennillo, vai Mennillo, tu e le fave. Ciao. Mi avete. Allora, siamo qua col signor Zaccaria. Signor Zaccaria, questa città di Giugliano che praticamente a ogni festa dimostra di essere, insomma, gioiosa. Sì, è una bella cosa. Poi al ritmo della tradizione. È di Giugliano. Sì. Lei se questi suoni, questi odori, se li ricorda della sua infanzia? Tantissimo, sì, da ragazzino, sì. Che testimonianza ci può dare? Quali sono le differenze tra allora e oggi? Allora era più bello, guarda. Forse perché era all'età, ma era più bello. Ci spieghi un po' cosa si faceva? Quello che si fa adesso, ma era vissuto in modo diverso. Perfetto. Abbiamo qui anche, come potete vedere, se giriamo la camera, abbiamo... Ah, qui c'è un'altra bimba. Allora, questa festa... Lei, ovviamente, guardate, c'ha gli occhi spalancati, come dire, che bello. Guarda, la musica, ascolta la musica, sente questi odori. Come ti chiami? Eleanor. Come si chiama? Eleanor Reis. Senta, lei che ne pensa di questa festa? Come state trascorrendo queste ore qua nel centro storico? Bene. Vi sta piacendo? Sì, sì, molto. Come potete vedere, qua ci sono anche un gruppo di giovani che vorrebbero ballare. Vedete qua? Cioè, vengono tutti, molti hanno, lo possiamo dire, hanno scelto di restare a Giugliano anziché andare, insomma, nei luoghi napoletani, ecco, magari in qualche locale, e quindi hanno deciso di trascorrere il sabato sera qui a Giugliano. Ma andiamo a vedere l'esibizione, sperando ci facciano passare. Andiamo piano piano, ecco qua, permesso, come potete vedere tutto live, l'esibizione della paranza Quartarola. Il colpo d'occhio, tutti questi ragazzi che stanno suonando, stanno facendo passare gentilmente. Ecco qua, vedete tutti questi ragazzi che suonano, che ballano. La Quartarola si sta esibendo
gli strumentisti, quindi Siscariello, Tamborra e... Ma una cosa bellissima che notavo guardando le immagini, guardando te Mennillo, che sei proprio sul grande video wall qui in Piazza Municipio, te lo voglio dire, è che anche le varie paranze si uniscono, quindi quando suonano i mezzone arrivano Quartarolo e D'Alterio, quando suonano D'Alterio arrivano Quartarolo e mezzone, quando suona Quartarolo arrivano mezzone e D'Alterio. Questa è una cosa bellissima, perché magari anche quelle rivalità che si pensavano potessero esserci tra le varie paranze non è così, vi assicuro, perché sono stata personalmente in tutte le paranze a festeggiare con loro ed è davvero un'unica, grande, vera famiglia. Adesso noi siamo ritornati sul carro Quartarola, stiamo vedendo le immagini del Siscariello e della Tamborra. Abbiamo visto come si cambiano anche di postazione con questo Siscariello e la cosa interessante è che sono sempre più giovani a suonare e a ballare. Gli anziani dettano un po' le linee guida e tramandano alle nuove generazioni la tradizione, ma lasciano fare ai giovani. Una fiumana di giovani, una marea di giovani, un sabato sera davvero alternativo, un sabato sera dedicato alla cultura e alla storia di questo territorio. E poi, caro Mennillo, se mi senti, perché noi abbiamo scoperto assieme come viene costruito il Siscariello. Certo, quindi dalle canne di bambù che ci sono al Lago Patria. Ma io poi ho scoperto prima, c'era un bambino che stava bagnando il proprio Siscariello e ho chiesto come mai e lui mi diceva con l'acqua suona meglio. Quindi anche le giovani leve conoscono i segreti e sono dei segreti molto, molto semplici. Si bagna il Siscariello per farlo suonare meglio, un suono più energico, sì, perché tutti lo possano sentire. Allora Francesco, tu sei ancora l'impostazione Quartarola, se non vado errato, dici un po' che cosa sta succedendo e facci vedere il tuo divertimento. Allora, il mio divertimento qual è? Questo praticamente è che la paranza Quartarola suona praticamente sul carro, è una cosa che accade anche quando si recano al Lago Patria il martedì di Pasquetta. Loro, ci sono dei momenti in cui mentre la carretta si reca a Basso Patria, loro suonano praticamente col carro in movimento, portando a tutti, anche i cittadini della fascia costiera, un momento ovviamente di gioia all'insegna della musica. Qua, come potete vedere, praticamente adesso si sta creando un agglomerato di gente enorme e, come è accaduto anche dall'altra parte per la paranza Mezzone, lo spazio per i ballatori diventa sempre più esiguo, più piccolo, quindi i ballatori fanno sempre un po' fatica, insomma, a ballare, perché giustamente la gente, i cittadini si spostano a seconda delle esibizioni. Come dicevi tu, e dicevi benissimo, quelli della paranza D'Alterio e della paranza Mezzone si spostano dalla paranza Quartarola, quelli della Quartarola e D'Alterio si spostano quando suonano i Mezzone, e così via. Praticamente non c'è assolutamente alcun tipo di rivalità, c'è praticamente un altruismo e un segni di amicizia molto grandi. Tra l'altro io e te, Carmen, stavi dicendo che io e te siamo andati a
appunto a festeggiare con loro sui carri, tra la gente. E, allora, vi assicuro che non abbiamo iniziato a ballare anche in Menillo, perché una aveva la telecamera e un'altra aveva il microfono. Sarebbe stato un po' unprofessional in quel contesto, ma davvero, guarda, io non so come ti stai trattenendo, che poi tra l'altro devi sapere che noi abbiamo postazioni molto vicine e dietro di me ci sono tantissimi, come potete vedere, tantissimi componenti delle varie paranze, e stanno venendo tutti con questi panini, fave, tutti divertiti, andiamo a vedere di qua, andiamo a vedere di là, è davvero una grande festa, e ti dirò di più, quasi sembra di stare in un piccolo villaggio turistico, è davvero qualcosa di strepitoso, davvero molto bello. Però io, allora, qui abbiamo, ah no, di qua abbiamo alcuni della paranza Mezzone, altri delle varie paranze che girano, fanno, si stanno divertendo tantissimo. Allora, io continuo di nuovo a vedere i balli della paranza Quartarola. Francesco, allora, raccontaci un po', però, allora, aspetta. Allora, Enzo, qui proprio una cosa molto estemporanea, non potevo non salutarti. A me, guardando questa cosa adesso in diretta, in televisione, è un'emozione, mi viene da piangere, perché le persone che mi hanno insegnato a me non ci stanno più, anche mio padre, i miei nonni, i miei nonni, guarda mia cugina che sta suonando adesso anche la Gioianesa, Tartera. È una cosa bellissima, è bellissimo. Tu mi dicevi, mi hai sempre detto, io non so perché in Puglia vanno tutti quanti a vedere la pizzica, la taranta, io vorrei che anche Giuliano vivesse a suon di d'amor. Ecco qua. Ma io sono andato anche a vedere la taranta, la pizza. Giuliano come città, perché Giuliano è una città. Sentiamo questa cosa, perché non riusciamo a vedere come si deve fare? Non lo so. Oggi i nostri vigili di Giuliano, che io voglio dare un grande bacione, un abbracciissimo, perché si mettono a disposizione con la paranza Mezzone, con l'associazione Tamburiato Giulianese, con tutte le paranze, anche i carabinieri, la polizia, ormai ci conoscono a noi, che siamo famiglia proprio tradizionale. Io volessi che la giunta comunale, anche i sindaci da adesso, anche i sindaci pregole che sono state prima ancora, di portare questa cosa come la taranta che si è in Puglia. Io spero, prima che io me ne manca io quei miei giorni che finiscono fra mamma quando... mia, non lo diciamo, però spero che voglio vedere anche io una cosa bella così come fanno in Puglia. Io anche a zia Paolo, siamo da 23 anni insieme, la squadra che ho io di amici è la vera amicizia, perché non facciamo per automaticamente per i soldi, o facciamo di mia passione, e poi ci troviamo pure per Maroni e l'Arc, perché Maroni e l'Arc ci ha aiutato a tutto quanto, anche Gesù e tutti i santi che ci esistono, queste persone che non hanno potuto scendere in piazza, che stanno all'ospedale, stanno a casa. L'abbiamo detto, un grande regalo anche per loro, voi avete voluto fortemente, ho fatto qualcosa che forse che non dovevo, ti ho sporcato con qualcosa, è un grande regalo anche per loro, no? Tu hai voluto fortemente, tu e tutta l'organizzazione, anche le altre paranze, proprio per loro. Oro, avete voluto questa diretta? Noi abbiamo chiesto questa diretta a Giovanni, proprio per essere fatta questa diretta anche per le persone che non ci stanno in mezzo alla piazza, e come si fa la festa della Madonna della Pace, perché è una cosa troppo bellissima. Allora noi diamo anche noi questa cosa, come finisce Pasqua domani sera, perché mercoledì sera noi facciamo la chiusarata, le tre paranze. Villa Ribriano. No. Abbiamo invitato da un rione, a via Primo Maggio, dove abito di Paolo. Quando? Mercoledì sera ci abbiamo l'ultima tamburiata giuglianese a via Primo Maggio, dove sta Paolo di Paolo. Come si chiama? Barbellaggio. Devo dire che poi una settimana non stop, perché noi abbiamo iniziato assieme domenica, giorno di Pasqua, siamo arrivati sino a sabato, non vi siete mai riposati, ma quanto siete stanchi? Non siamo stanchi niente, perché è uguale,
è uguale i giorni che esce la Madonna della Pace, è uguale, quelle persone che vanno tutta la giornata a prestare la Madonna della Pace non si stancano mai, e noi con la tamburiata ci vediamo perché abbiamo la Madonna, Villa di Priano, la Madonna dell'Arca, tutti i santi nostri. Allora, Vincenzo, però io ti volevo far dire una cosa importante, perché quando ci incontrammo domenica tu facesti è un ragazzo, sta venendo un ragazzo importante, sì. Ok, allora, perché tu dicesti fate venire i vostri figli, fate venire chiunque, perché noi siamo aperti a tutto, e soprattutto è un evento sicuro. Ma è un evento sicuro perché la Giugianese ci ha insegnato a essere sicuri, i nostri persone anziani. Basta il rispetto, perché la rispetta la tamburiata devono avere i bambini, perché i bambini è bello a suonare la tamburiata, non solo i grandi, che è meglio che si imparano i bambini che i grandi, i grandi ci siamo imparati. Io volevo dire una cosa in diretta, perché siamo qua, questo ragazzo è un amico mio, è nato una serata che è venuto a fare io la Giugianese e lui i Bottai, e ci siamo incontrati a suonare insieme. La prima volta abbiamo suonato la Giugianese e i Bottai insieme, è vero o no? Sì, tu fai parte dei Bottai? Sì. Tu sei presidente? Allora, benissimo, presidente, vieni qua, come ti chiami? Santo. Santo? Graziano. Santo Graziano, di dove sei? Di Bellona. Allora, raccontaci un po' questa tradizione dei Bottai, perché è anche questa molto antica, e com'è che si sposa con la Giugianese? È una tradizione che viene fatta da oltre 100 anni, che è una tradizione di campagna, che a Macerata Campagna viene fatta proprio una tradizione che esce dal sangue. E tu perché ti sei avvicinato? È perché è una musica che piace tanto ai ragazzi, poi è una passione che uno ha, che è personale, e così stiamo andando avanti con questo progetto, e mo a me mi fa tanto piacere di collaborare con Enzo per la Giugianese, perché è un carissimo amico e mi fa piacere stare qua con tanta bella gente e tutto il resto. Questa è la tua prima volta qui a Giugliano? Sì, è la prima volta a Giugliano. Che te ne pare? Dicci un po'. È una città bellissima, la tradizione è bellissima, gente tranquilla. Stai divertendo? Sì, moltissimo. Allora, voi continuerete ancora a suonare, avete finito? Sì, noi chiudiamo la serata, ringrazio Enzo che ci ha portati qui e ringrazio tutto il popolo, e noi faremo il nostro meglio per farli divertire e tutto il resto viene da... Quanti anni hai? 27. E già ti occupi così di una cosa tanto importante e soprattutto bellissima. Sì, è una cosa che viene, noi ce la prendiamo come viene, perché è una cosa... Mi viene proprio bene. Sì, purtroppo sì. Vincenzo, questa bella signora è tua moglie? No. È mia moglie. Mia moglie si è dovuta abituare per forza, perché quando mi sono fidanzata lei non ci piaceva questa cosa. Però... Com'è che poi vi è piaciuta, signora? Non è mi è piaciuta, purtroppo è... Ma come purtroppo? Lui è... Purtroppo è... Vabbè, però voi vi state divertendo. Sì, sì, vabbè. Adesso mi sono inserita. Poi anche i vostri figli sono tra i più bravi, insomma, della Paranza Mezzone. Sì, ormai i miei figli sono tutti per loro, tutta questa paranza che... È mia zia questa, è la moglie del capitano che porta i cavalli, mi chiamo su. Ah, è il capitano che porta i cavalli, ce l'abbiamo là di. Come sono questi cavalli? Bellissimo. Qualcuno ha un po' paura. No, ma come si chiamano? Che sono quieto proprio. Allora, benissimo, io dico, direi, anzi vieni qua Vincenzo, ormai tu sei abituato alla televisione, dobbiamo dare la linea a Francesco Mennillo. Sì. Allora, dillo tu, Francesco, a te la linea, vai. Vai Francesco, a te la linea, vai, forza. Fantastico, allora, se mi dà la linea Enzo, veramente. Allora, siamo qua nella Paranza Quartarola, si continua a ballare. Non ci si ferma più, si stanno anche dando il cambio anche loro lì sulla carretta, ma ho qui, voi la potete vedere, praticamente stremata questa ragazza, perché sta ballando da molto tempo. Come ti chiami? Giusy. Giusy, tu praticamente stai ballando da quanto tempo? Da un'ora praticamente, da più di un'ora. Sì, dalle 5. Dalle 5, adesso sono le 9, stai ballando da 4 ore. Stanca? Sì, molto. Però vai avanti. Sì, perché mi piace. Da quanti anni balli tu? Da 7 anni. Da 7 anni, quanti anni hai adesso? 16. Quindi da quando avevi 9 anni? Sì. Lei mi diceva una cosa importante prima nel fuori onda. Mi diceva, io chiedo scusa ai telespettatori, sta andando via la voce. Mi diceva
questa tradizione deve andare avanti. Deve andare avanti, non si deve perdere, perché questi i nonni nostri, i spinnonni nostri hanno fatto dei sacrifici per portarle avanti e dobbiamo fare anche noi sacrifici per portarle avanti. Tutte e tre le paranze, come una grande famiglia. Come una grande famiglia, perciò stiamo crescendo questi ragazzini per andare avanti, per farci capire che cos'è i sacrifici dei nostri nonni e spinnonni. Ma potete vedere anche, possiamo dire, la versione moderna della Muraria Giulianese è che il pubblico riprende tutto con i cellulari, con gli smartphone, e poi riverseranno praticamente questi filmati sui social network. Anche questo può essere un modo per dare il segnale e per dire e per affermare che questa tradizione giulianese cresciuti dentro. Sono cresciuti dentro. Sangue. Pure mia madre ha 55 anni, ho fatto 10 anni. Voi praticamente aspettate questo momento dell'anno delle immagini per riunirvi che e fare questa video. Grande festa. No, allora, qui voglio... festa tutti i giorni passa. Un momento di festa. Qui dietro hanno già iniziato i bottari perché chiuderanno questa festa. Però noi intanto vi lasciamo a qualche minuto di pausa, un po' di pubblicità e ritorniamo di nuovo qua in piazza Matteotti. Scusate, piazza Municipio. È festa, è festa, è festa, pubblicità. All'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo venderò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché io viva sarà vivo in me solo. La mia scuola ha insegnanti di inglese madrelingua. La mia scuola ha un giardino enorme. Sono aperte le iscrizioni al kindergarten, alla sezione primavera, infanzia, primaria. Siamo istituto scolastico al centro di Giugliano dal 1975, con un parco giochi di 2000 metri quadri e docenti madrelingua di inglese. Kindergarten. Da 40 anni formiamo le nuove generazioni. Als, carburanti e lubrificanti di altissima qualità. La comodità del servito a prezzi da self. Corso Europa, Villa Ricca, via Kennedy, quarto. Per convenzioni e acquisti online, visita alspower.it. Als. La tua compagnia di fiducia.
Per la tua sicurezza scegli il meglio. Scegli la professionalità e la qualità di Union Security. La nostra azienda riesce, grazie alla sua ramificazione sul territorio, ad offrirvi servizi innovativi e tempestivi di vigilanza e antirapina, come il nostro nuovo servizio drone, che ci permette di tenere sotto controllo la tua azienda dall'alto. Siamo presenti su Giuliano. Union Security. La tua sicurezza è la nostra priorità. www.union-security.net. Per la tua sicurezza, scegli il meglio. Per la cura della tua auto, scegli il meglio. Scegli l'esperienza di Car Wash dei fratelli Borzacchelli. L'autolavaggio auto, moto e camper esclusivamente a mano. Sala d'attesa climatizzata per i clienti. La tua macchina non sarà più la stessa con i nostri nuovi trattamenti effetto seta e polish rigenerante. Da noi la qualità dei prodotti Mafra. Car Wash, fratelli Borzacchelli. Da 4 generazioni ci prendiamo cura della tua auto. Ci trovi in via Pigna a Giuliano. Arredare la tua casa dalla A alla Z? Apri Z Project. Porte, porte blindate, infissi, parquet, cucine, elettrodomestici, mobili e complementi d'arredo. Vieni a scoprire il nostro showroom e scegli, grazie ai nostri consulenti specializzati, le migliori soluzioni per la tua casa. Da noi i migliori marchi del settore arredo. Siamo sul doppio senso a Villa Ricca, sugli stabilimenti Pozziello. Z Project. Arrediamo la tua casa. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Galluccio, gustosi incontri. Maison Belle Soluzioni d'Arredo presenta Vivere un bell'ambiente. Adoro la mia casa, circondarmi di amici comodamente nel mio salotto, risvegliarmi con un buon caffè nel mio letto tra le cose che mi piacciono. Amo passare il tempo con la mia famiglia nella mia cucina elegante e funzionale. Sono sempre stata molto esigente, ho sempre ricercato la qualità, il bello. Mi piace vivere un bell'ambiente. Maison Belle Soluzioni d'Arredo che si esprimono nel tempo. Via Alicante 9 Giuliano, Napoli. Grazie a C'era una volta ho scoperto la mia passione per la poesia. Grazie a C'era una volta ho scoperto la mia passione per le fiabe. Grazie a C'era una volta ho scoperto la mia passione per la TV. Torna C'era una volta tutti i lunedì da marzo alle 21.10 su Teleclub Italia. C'era una volta il basile che piace ai ragazzi. Allora, in questo momento ci troviamo praticamente nella parte, in una parte del comune, sulla balconata del comune. Guardate, guardate dalla balconata del comune di Giuliano, in questo momento si stanno esibendo i bottai, guardate tutta la gente che guarda lo spettacolo e l'esibizione dei bottai. Siamo riusciti ad avere questa inquadratura dall'alto. Vedete il direttore dell'orchestra dei bottai proprio di fronte al carro della Paranza Mezzone, piazza Municipio, in questo momento gremita per ascoltare. Siamo ritornati noi dal basso, tu dall'alto, ci hai mostrato e ci continui a mostrare delle immagini bellissime dei bottai, da qua è molto più suggestivo, sono davvero lo bravi. È la festa della Tamburiana Giulianese. Immagino che ho ancora voi lì dal balcone del comune, così?
a chi è da casa, magari alle persone anziane, ai malati o chi non può partecipare a questo grande appuntamento importante con la tradizione della città di Giugliano. Io mi scuso se la mia voce sta venendo un po' meno, ma diciamo, vi sto raccontando questa festa, questo evento appunto alle 18.30. Ma andiamo avanti, come potete vedere hanno finito i bottai e adesso si sentono le tamborre della Paranza Mezzone che attaccano dalla loro carretta. La gente però, come potete vedere, non defluisce, vuole restare per le strade per assistere allo spettacolo che hanno regalato i bottai. Noi abbiamo avuto questa piccola esclusiva, cioè quella di poter accedere alla balconata del comune di Giugliano, come potete vedere. Io non lo so, però l'abbiamo già intervistato, però io direi c'è un signore qua che stava aggiustando le bandiere perché stava aggiustando la bandiera perché se ne stava scappando. Antonio Pozziello, il sindaco di Giugliano, sindaco, l'abbiamo intervistata prima, non vorremmo essere ripetitivi, l'ho anche intervistata in settimana per insomma capire i suoi ricordi riguardo a questa tradizione, ma adesso che la festa si sta quasi per concludere, cosa possiamo dire? Che mi sto divertendo come un bambino. Trovo lo spettacolo molto bello, e la interazione tra i bottari e le paranze nostre è qualcosa di meraviglioso. Storia, folklore e tanto divertimento. Bisognerà provare a spingerla un po' di più questa festa e magari l'anno prossimo cominciare a fare un po' di lavoro anche di marketing e di promozione, perché in altri posti d'Italia sono riusciti a fare un lavoro ottimo nella promozione della tradizione. Dovremmo farla anche noi, quello che hanno fatto con la pizzica si può fare pure con le paranze giulianesi. C'è una signora che mi ha lanciato una provocazione mentre la intervistavo, una semplice cittadina giulianese, ha detto: io voglio ad Ammurriata una volta ogni 15 giorni mi sa piazza. Un po' complicato, bisognerà chiederlo alle paranze. Da parte nostra ben venga, ci mettiamo a disposizione delle paranze con l'organizzazione che serve. Magari ogni 15 giorni no, ma portarla avanti nel corso dell'anno è quello che facciamo, perché questa festa, pochi lo sanno, si andrà avanti fino a settembre, quindi non è un evento singolo, hanno cominciato prima di Pasqua, proseguiranno fino a settembre. Grazie sindaco Pozziello, intanto possiamo inquadrare ancora, lo spettacolo sta andando avanti, dei bottari, quindi lo possiamo dire, insomma parlando in termini musicali, con quattro botti piccole, quattro botti e due botti grandi si sta creando uno spettacolo irripetibile, pensate, senza assolutamente alcun artificio della tecnica, semplicemente delle botti di vino stanno creando uno spettacolo che sta agglomerando centinaia di persone nel centro storico della città di Giugliano, ovviamente supportato da quella che è la tradizione giuglianese, ovvero quella della tradizione tamorra, siscariello, nacchere e fronna. Come potete vedere la gente chiede ancora ai bottari di andare avanti, sono praticamente incantati da questa cosa. Vedete, staccano i bottari e attaccano le paranze. Ecco qua, adesso ancora i bottari e la gente che segue. I bambini ovviamente, è inutile dirvelo, sono incantati. Allora,
Siamo quasi al termine della festa, ma sembra paradossale perché vi assicuro che per strada c'è una marea di gente ed è bello, ed è bellissimo che in questo paese ritorni a vivere con le tradizioni, con la cultura, ma anche con la modernità e con l'innovazione. Però prima di andare avanti io vorrei fare un grande ringraziamento alle forze dell'ordine, ai carabinieri che hanno vigilato su tutto il territorio e soprattutto in questa festa sono stati tanto presenti e hanno aiutato anche noi personalmente, quindi grazie a loro possiamo dirlo, un po' gli angeli custodi di questa città. E continuando, io ho qua uno dei patron della Paranza Quartarola, il presidente della Paranza Quartarola. Allora, presidente della Paranza Quartarola, prima mi dicevi in disparte è una cosa molto bella riguardo proprio questa famosa signora che ormai è diventata famosissima, che ha proposto ogni 15 giorni la tamborriata nelle strade di Giugliano. Però c'è una cosa importantissima che deve essere detta, che le paranze di Giugliano esportano la giuglianese in tutta Italia, anche all'estero. Abbiamo potuto modo di testimoniare in Francia, in Inghilterra, eccetera eccetera. Tu dove sarai presto? Io ho un'azienda in Grazzanizza di terreno e il sindaco di Grazzanizza mi ha invitato con le paranze, ha detto: Giulio, ho capito che tu sei presidente e compagnia bella, se a settembre possiamo fare questa tamburriata qua, io metto il parco a disposizione e tutto eccetera eccetera. Tu ci sarai? Sì, c'ho una seduta con lui per parlare per settembre, però lui ha detto: Giulio, già ci siamo. Quindi le paranze nostrane, sempre insieme perché è una fratellanza. Ecco, le paranze nostrane non solo lo fanno per la città, ma portano un piccolo pezzo di questa cultura in giro ovunque. Sì, 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 in giro, sì. Beh, questa sera ti sei divertito? Come no, aspito. Com'è andata? Faccio un bilancio. Sono ringiovanito. Addirittura. Allora, si dice che il buon vino e anche il buon cibo fa ringiovanire. Noi qua abbiamo bevuto buon vino, cioè avete bevuto, perché io mi sono mangiata solo due fave. Vino e buon cibo, la danza, la cultura, è una città così bella, fa ringiovanire. Per venire qua, nella mia azienda, non abbiamo cucinato, non abbiamo provato niente, ha detto, perché ci tengo su questa cosa, e mi ho mangiato due panini e un bicchiere di vino, basta. Posso dire, qui tutti quanti hanno mangiato questo famoso panino, panini che sono stati offerti dall'organizzazione, sì, quindi sì. Gratis, ricordiamo, a tutti. Gratis. Ma di una bontà tutti quanti, buono, io mi auguro che ce ne sia rimasto uno. Troppa abbondanza, ringrazio a Cindy, ringrazio a tutti. Benissimo, grazie mille, grazie. Ci vediamo a settembre. Ci vediamo sempre per questa per ogni bella iniziativa. Vedo lì che cosa posso fare, se ci possiamo tutto organizzare e andare. Ma certo, è onore e piacere, come si suol dire. Ma è qua, è una famiglia. Esatto. Grazie mille. Ciao. Giulio, grazie mille, buona serata. È tornato Mennillo! Vieni Mennillo! Allora Mennillo. Il tuo microfono. Sì, allora Mennillo senza voce. Senza voce e senza. Come hai detto tu? No, ipnotizzato? Come? Incantato! No, ha detto un'altra cosa. Non lo so. Ha fatturato che non ha niente a che vedere con l'economia e con la fattura. Allora, è un termine che utilizzavano. Allora Francesco, abbiamo visto il divertimento nei tuoi occhi. Vediamo adesso inquadrati Cristina Liguori, che è con noi, la redazione. Giovanni Francesco Russo, il direttore, anche Maria Rosaria Ferrara, che si infrattano loro, non si sa perché, si nascondono, non si vogliono far vedere. Ma qua, ma anche a chi è qua, perché si è divertito, è stato assolutamente parlare, sì insomma. Allora
Francesco, raccontami un poco, io non vedevo l'ora di vederti. Allora, io diciamo che se la vogliamo mettere, non te la racconto giornalisticamente, ecco, sì. Te la racconto da cittadino. Perché è una cosa genuina, noi dobbiamo raccontarla in modo genuino, paesano. Io ho visto delle cose, ho visto innanzitutto una città viva, e questo voglio dire, sotto gli occhi di tutti, le immagini lo hanno testimoniato. Poi ho visto una tradizione che parte praticamente dalle origini contadine di questa città. Una città che voi mi prendete sempre in giro, io lo dico sempre, la terza città della Campania, che adesso è arrivata a circa 130.000 abitanti. Ora non c'erano tutti 130.000 abitanti, sarebbe stato impossibile, ma quello che la cosa bella che insomma abbiamo visto, allora, è che la gente aveva voglia di viverla questa. Allora, se un attimo il nostro carissimo operatore Guglielmo può inquadrare il rooftop della carretta dei Mezzone, possiamo vedere l'area di festa che tira, insomma. Assolutamente. Ho visto appunto queste tre paranze, lo posso testimoniare, che insieme hanno portato avanti questo progetto, lo possiamo definire progetto, un progetto che è rimasto vivo negli anni, tre famiglie, tre grandi famiglie che si sono unite per far sì che la città potesse ancora godere di questo grande privilegio che è quello della tradizione. Ballare, suonare, prodigi. Ho visto dei prodigi, lo dico da appassionato di musica, da musicista. Ho visto l'applauso per i bottaglie. Assolutamente. Non hanno ancora chiuso forse. Assolutamente no, perché la gente chiede continuamente il bis praticamente, ecco, e quindi loro vanno avanti, stanno andando avanti da più tempo, perché avevano chiuso il loro spettacolo, ma la gente, e soprattutto ci sono molti bambini che chiedono a loro di suonare sulle botte. La cosa bella, bambini, famiglie, quindi massima sicurezza. Ringraziamo ancora una volta le forze dell'ordine, i carabinieri, che sono proprio qui alle nostre spalle, e sono anche alle spalle di tutti, perché sono quasi come angeli custodi. Assolutamente. C'è stata sicurezza per tutti, nonostante il fatto che le strade della città fossero completamente gremite di persone, il fiume di gente che andava avanti e indietro da una paranza all'altra non ha avuto problemi, non ci sono stati problemi, quindi si è bevuto, si è mangiato. Insomma, sì, ti abbiamo visto. Ma poi lo sai cosa l'ho paragonato un po'? Anche vedere queste maglie con su scritto il nome della paranza, no? Sembrava un po' che tu sei del mestiere in questo, un villaggio turistico, gli animatori, quelle con le maglie delle paranze. Diciamo che anche una certa forma, una certa coreografia, ecco. Quando vedevo ballare, ho visto ballare i ballatori delle paranze, ho visto praticamente, come avevi detto tu all'inizio della nostra diretta, proprio una vera e propria battaglia. Una vera e propria battaglia. Infatti rappresenta una lotta, ci sono delle figure particolari che sanno rappresentare la lotta. Infatti non si balla necessariamente uomo e donna, anzi donna e donna e uomo e uomo. E vedi una vera e propria onda che sale e che scende quando loro. Ovviamente io ho provato anche, non l'ho fatto vedere in diretta. Ho provato. No, ma questo sarebbe stato un alto. Ho chiesto però alla regia di non riprendermi, di non registrare, perché regia, ci sono i miei figli che guardano da casa, non gli vorrei dare dei traumi neonatali per vedere questo, perché sono un tronco. Detto questo, no, è stata una bellissima esperienza questa, anche per chi come noi fa il nostro lavoro, quello di raccontare, no? Bene, poi abbiamo visto anche i bottari. Vorrei un attimo soffermarmi su di loro, perché davvero è stato uno spettacolo meraviglioso, qualcosa a cui noi non eravamo abituati. Assolutamente. I bottari per la prima volta da Bellone, in provincia di Caserta,
sono venuti a Giugliano e si stanno esibendo, dando uno spettacolo che ha catalizzato praticamente la, ma assolutamente, l'attenzione di tutti. Infatti non stanno è andando soltanto avanti. Sonoro ma anche visivo, sì, sì, è sì, qualcosa sì. di straordinario, anche il maestro di musica coreografico, suggestivo e coreografico. Noi prima i telespettatori l'hanno visto, anche tu sicuramente, sono salito sul parapetto sulla balconata del comune di Giugliano, che lo ricordiamo è illuminato con le luci blu in questi giorni per ricordare, in questa giornata, una giornata che ricorda la una malattia che è l'autismo, non sempre è comunque ricordata a dovere, e anche il comune di Giugliano ha aderito con questa iniziativa, ovvero di colorare. Hai battezzato Franco Califano, Sì, vabbè, sono anche forme di distrazione abbastanza. Stiamo parlando di una cosa seria, quindi torno alla cosa seria. Anche il comune di Giugliano ha voluto partecipare a questa iniziativa, ovvero colorare con delle luci blu la facciata della casa comunale per ricordare i malati di autismo. Possiamo passare adesso al Faceto. Paranza, ecco, Mezzo, tu ti vuoi Paranza far vedere? Mezzo, si voleva far vedere. Era ecco lei la Paranza Quartarola. No, c'è la manager che gli dice mettili qua per farti vedere. Sì, infatti. Ti stai divertendo? Sì. Ma vieni qua, vuoi farti una domanda? Tu solitamente il sabato sera, aspetta, fatti vedere in tutta la tua bellezza. Anche tu, guardate che belle ragazze. Allora, tutte e due che siete, una della Paranza Mezzone e l'altra della Paranza Quartarola. Ma scusa? Mezzone. Mezzo, che ho detto? Sbagliato a dire. Mezzone. Ah, mezzone. Sì. Ecco qua. Dunque, voi siete giovanissime, quanti anni avete? 13. 13 anni, c'è la manager che suggerisce, come Ambrangiolini. Allora, sanguigna? No. Ah, bella, interessante. Quindi le tue amiche ti hanno coinvolto? Sì. Sei felice? Sì, sì. Benissimo, grazie mille. Tu anche della Paranza Quartarola. Come ti chiami? Francesco. Francesco, da quanto tempo tu fai parte della Paranza? 5-6 anni. Ma sei consanguigno, un parente? No. Ah no, anche tu così per piacere? Perché mi piace. Perché ti piace, benissimo. Invece tu sei mezzone, ho detto bene, ecco qua. Beh, qua mi bacchettano ragazzi. Mezzone per familiarità o per... Per familiarità. Quindi sei cresciuta con questi... Sì, tu cugina. Ah, siete cugine. Sì. Da 15 anni siete cugine. Sì, cioè frequenti. Va benissimo, ok ragazze. Grazie mille. Come vedete è tutta una grande famiglia, ma i familiari portano amici ed è una famiglia fatta di consanguigni e non. Bello questo. Una bella cosa. Come Teleclip Italia. Assolutamente sì. Io direi... Allora, io adesso direi di mandare un po' di pubblicità. Un carrello pubblicitario, così ci raduniamo tutti noi di Teleclip Italia e possiamo anche salutare assieme ai Bottari qui alle nostre spalle. Allora, un po' di pubblicità e ci ritroviamo di nuovo qui in Piazza Municipio. L'amore no, l'amore mio non può disperderti nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che voglio.
vorrebbero strapparlo al cuor, povero amor. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolverti coloro dei capelli, finché io viva sarà vivo in me solo. Scuola, 40 anni di storia. La mia scuola ha insegnanti di inglese madrelingua. La mia scuola ha un giardino enorme. Sono aperte le iscrizioni al Kindergarten, alla sezione primavera, infanzia, primaria. Siamo istituto scolastico al centro di Giugliano dal 1975, con un parco giochi di 2000 metri quadri e docenti madrelingua di inglese. Kindergarten, da 40 anni formiamo le nuove generazioni. ALS, carburanti e lubrificanti di altissima qualità. La comodità del servito a prezzi da self. Corso Europa, Villa Ricca, via Kennedy, quarto. Per convenzioni e acquisti online, visita alspower.it. ALS. La tua compagnia di fiducia. Per la tua sicurezza scegli il meglio, scegli la professionalità e la qualità di Union Security. La nostra azienda riesce, grazie alla sua ramificazione sul territorio, ad offrirvi servizi innovativi e tempestivi di vigilanza e antirapina, come il nostro nuovo servizio drone, che ci permette di tenere sotto controllo la tua azienda dall'alto. Siamo presenti su Giugliano. Union Security. La tua sicurezza è la nostra priorità. www.union-security.net. Per la tua sicurezza, scegli il meglio. Per la cura della tua auto, scegli il meglio. Scegli l'esperienza di Car Wash dei fratelli Borzacchelli. L'autolavaggio auto, moto e camper esclusivamente a mano. Sala d'attesa climatizzata per i clienti. La tua macchina non sarà più la stessa con i nostri nuovi trattamenti effetto seta e polish rigenerante. Da noi la qualità dei prodotti Mafra. Car Wash, fratelli Borzacchelli. Da 4 generazioni ci prendiamo cura della tua auto. Ci trovi in via Pigna a Giugliano. Arredare la tua casa dalla A alla Z? Apre Z Project. Porte, porte blindate, infissi, parquet, cucine, elettrodomestici, mobili e complementi d'arredo. Vieni a scoprire il nostro showroom e scegli, grazie ai nostri consulenti specializzati, le migliori soluzioni per la tua casa. Da noi i migliori marchi del settore arredo. Siamo sul doppio senso a Villa Ricca, sugli stabilimenti Pozziello. Z Project. Arrediamo la tua casa. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Galluccio, gustosi incontri. Maison Belle Soluzioni d'Arredo presenta Vivere un bell'ambiente. Adoro la mia casa, circondarmi di amici comodamente nel mio salotto, risvegliarmi con un buon caffè nel mio letto tra le cose che mi piacciono. Amo passare il tempo con la mia famiglia nella mia cucina elegante e funzionale. Sono sempre stata molto esigente, ho sempre ricercato la qualità, il bello. Mi piace vivere un bell'ambiente. Maison Belle Soluzioni d'Arredo che si esprimono nel tempo. Via Alicante 9 Giugliano, Napoli. Buona. Ah, ma siamo in onda. Vabbè, stavo mangiando le patatine di Chipsy Love. Le diamo alla regia perché... Molto buone. Dobbiamo lavorare. Grazie per le persone, eh? Oggi ci hanno deliziato, mamma mia, è andata a mangiare agli affamati, meno male che avete mangiato quintali di fave molto, e molto quintali buono. Quintali di panini buonissimi. Francesco, guarda quanta bella gioventù, guarda qua, che ti ho portato. Ho visto.
Hai visto? Allora, facciamo una carrellata, vediamo un po' come si chiamano uno a uno e da quale paranza vengono. Allora. Vai Mennillo, tu fai vado, il lato, vado, tu fai vado. Il lato di là. Vado, allora, nome, prima stanno qua in televisione, poi se ne scappano. Allora, nome. Francesco. Cosa fai nella paranza Mezzoni? Ballo, no, Quartarola. Ah, Quartarola, scusa, perdonami. Quartarola, balli. Poi. Simona, ballo, paranza Mezzoni. Antonella, ballo, paranza Quartarola. Rosa Maria, ballo, paranza Quartarola. Miriam, ballo e suono, paranza Quartarola. Giusy, ballo e suono, paranza Quartarola. Che già l'abbiamo incontrata prima, poi ci sta quest'altro ragazzo qua. Questo giovince, aspetta, no, Francesco, sono... mettiamoci un po' a favore. Sono sulla paranza io. Poi abbiamo ancora. Michele e ballo. In quale paranza? Mezzone. Rosy, ballo, paranza. Quanti ne sono? Raffaele Pennacchio, paranza Mezzone. Raffaele Panico, paranza Mezzone. Michelangelo Smarrazzo, paranza Mezzone. Rocco D'Ausilio, paranza Mezzone. Simone sulla paranza Mezzone. Allora, vi siete divertiti oggi? Anzi, vi siete divertiti? Sì. Una bella divertito? Giornata, stancante, ma sì. Una bella giornata. Sì. Allora, sei il bambino più piccolo di tutti che voleva un attimo prendere la parola, Francesco. Vieni, Enzo, è il più piccolo, il più giovane. Ah, il più piccolo, certo. Voleva fare un saluto, un ringraziamento. Un ringraziamento agli sponsori, che sono i piccoli sponsori. C'è Raffaella D'Ausilio, Miraglio Arturo e Mimo Ciccarelle, che è il nostro ragazzo che ci aiuta a noi come associazione d'Ambriato Giulianese. Bene, ti sei divertito? Molto, molto. Ma vogliamo saperlo dei ragazzi se si sono divertiti. Francesco, fa un po' una carrellata, vediamo un poco. Sì, allora, si sono divertiti. Noi prima già abbiamo conosciuto Giusy. Sì, che ci anche, lei. Anche lei. Anche lei, anche lei. Tu invece, parliamo un po' di con questo ragazzo qua. Grazie alla regia, a favore regia. Abbiamo detto, ti chiami? Francesco. Francesco, tu come puoi descrivere questa giornata passata qui con tutti i giulianesi? Mi diverto molto, è la mia passione, a ballare. Tu cosa fai nella vita? Vai a scuola? Sì, sì, vado a scuola. Bene, qual è il... tu suoni sia la tamborra che il siscarillo? No, il siscarillo no. Solo la tamborra? Sì, sì. A che età hai cominciato? Ho 7-8 anni. 7-8 anni. Quindi anche tu adesso lo potresti insegnare ad altri? Sì, sì, sì. Allora, lui, Francesco, ci ha dato la sua testimonianza. Abbiamo qui anche lei, Quartarola. Quartarola, la paranza Quartarola. Tu invece balli? Sì. Ti piace ballare? Tanto. Balli solo la tamburriata o anche altri tipi di ballo? No, solo la tamburriata. Solo la tamburriata. Ti piacerebbe portare avanti questa tradizione e insegnarla anche ad altri? Sì. Qui c'è... ragazzi, abbiamo già gli altri ragazzi. Dove? Che? Dove? Ci riuniamo dove sta il carro e li impariamo a ballare. Quindi bene, fate delle vere e proprie lezioni di danza di tamburriata giulianese. Sì, sì. Questa è una cosa molto bella, Carmen. Sì, ma loro ci tengono, eh. Tu sei una novizia della tamburriata giulianese, della danza. Quindi da quanto tempo balli? Pochissimo. Pochissimo. Però visto che lo fai già con grande passione, con grande trasporto. Sì. Hai intenzione di continuare o? Sì, sì. Ci vuole una grande forza fisica, eh? Ci vuole una grande forza fisica per ballare. È molto importante, perché si balla per ore e ore di continuo, è un esercizio fisico molto importante. Do la linea a te da quelle parti, sì, così per la carrellata anche. Allora, iniziamo da vicino. Allora, il più piccolo penso che non fa niente ancora, no? Niente. Allora, tu ricordami il tuo nome. Michele. Allora, Michele, tu da quanto tempo sei nella paranza Mezzone e perché? No, è poco. Perché è poco? Perché non l'ho mai fatto, è all'inizio. Non sei parente? No, no. Ah, e come mai ti sei avvicinato a questa paranza? Ah, ballo. Balli? O per passione, per famiglia, come mai? Per famiglia e anche per passione. Ho iniziato da piccolo e subito mi sono appassionato. Tu cosa fai nello specifico? Io ballo per lo più, però so anche suonare il tamburo. Tutto? Ah, è difficile suonare il tamburo?
Abbastanza, pure perché comunque per molto tempo ti stanchi. Tu cosa fai nella vita? Sono uno studente. Dove? Di un liceo scientifico Renato Cartesio. Bravissimo, complimenti. Allora, vediamo un po'. Lui. Il tuo braccio destro, però il tuo braccio destro, non avendo la divisa, non l'avevo riconosciuto. L'hanno presa la mia divisa. Ai 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 ai. Chi se l'è presa? È una ragazza. Vabbè, qui è scattata la love story, la telenovelas. Chi è questa ragazza? La ragazza della Paranza Quartarola. Capito, ragazzi, Paranza Quartarola e Paranza Mezzone in love. Ragazzi, questa è una bellissima storia. Succede anche questo durante le feste. Allora, raccontaci un po', tu perché saresti il braccio destro di Vincenzo? Sono il braccio destro perché sono il nipote del capo Paranza. Questa cosa me l'ha tramandata lui. Bene, bene, andiamo avanti, anzi andiamo un poco indietro. No, lei se n'è andata via, invece tu vieni qua. Tu invece fai parte della famiglia o sei un amico? Amico, come mai allora ti sei avvicinato a questa paranza? Facendo dei progetti folcloristici a scuola e poi conoscendo anche amici che frequentavano il carro e mi sono avvicinato. E tu che scuola fai? Alberghiero. L'alberghiero, bene, quindi fate anche progetti folcloristici. Sia soprattutto alle medie. E ti piace? Sì, certo. Allora, anche tu famiglia o non famiglia? No, non famiglia. E come mai ti sei avvicinato? Perché ho molti amici e poi, come ha detto lui, ho fatto progetti folcloristici. Anche tu l'alberghiero? Sì. Benissimo, tu invece sei della famiglia? No. Nemmeno tu? Sono amico, frequentando i figli del presidente, mi è piaciuta questa tradizione e ho continuato a seguirla. Sono da 4 anni che la faccio. Tu suoni il ziscarino? No, ballo e a volte suono anche il tamburo. Bene, invece tu? Non sono la famiglia. Ah, tu sei la famiglia, quindi sei cresciuto con questa tradizione. Fai un po' tutto? Benissimo. Allora, Francesco, però aspetta, tra me e te io vorrei mettere una persona. Ah, sì. Il più giovane. Allora, io direi che siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio. Allora, ragazzi, un attimo, facciamo un poco di ordine. Voi allargatevi di qua, un po' vigile io. Un po' di qua, voi un po' più di qua. E noi stiamo bene dove siamo. Regia? Sì. Allora, la festa ancora non è conclusa, sebbene i bottari quanto tempo dovevano suonare per la chiusura? Alle 10. Fino alle 10, quindi... La signora Raghera ci offre la pasta e fagiole. Bene tutti dalla signora Raghera. Oh. Questa sera, ragazzi, proprio festa. Ma sarà festa, continuerà sino a tarda sera, tarda notte, no? Ma fino a domani notte, perché domani mattina già siamo in partenza di nuovo, subito alle 5 domani mattina ognuno fa il suo dovere, i miei ragazzi, chi va a stregare i cavalli, chi va a mangiare i cavalli, perché... Automaticamente stasera si fa ora tardi per andare a fare questa cosa, ma a noi non ci interessa, noi ci interessa di suonare, di ballare, a me è una taranta per noi, peggio della taranta giuglianese, mezzone con la tamburriata giuglianese, a fine domani sempre a ballare. Benissimo, allora Francesco vai. Io direi di chiudere il collegamento, di chiudere questa diretta che è iniziata dalle ore 18.30, 18.45, abbiamo... testimoniato per i nostri telespettatori la tamburiata giulianese, la tradizione delle paranze Mezzone, D'Alterio e Quartarola. Abbiamo visto dei giovanissimi della nostra città suonare e ballare, una cosa molto 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 bella. Quindi, aspetta, voleva dire ancora una cosa Vincenzo. Io voglio salutare tutta la giunta comunale e il sindaco ha dato fiducia a me con la tamburiata giulianese di fare questa manifestazione a Giuliano di nuovo, perché è un 17esima edizione in piazza, però questa è una cosa che esiste da molti anni in piazza, voi in piazza, in strada. E volevo fare l'ultimo saluto anche ai Santa Paola, i miei amici e Pirozzo Franco che ci ha ospitato dentro il suo capannone con i carri, grazie. Benissimo, una grande famiglia, tantissimi amici. Francesco, possiamo anche concludere qui questa lunga maratona. Io ringrazio te. E io ringrazio te. Perfetto. Mi sono trovato benissimo. Ringraziamo anche Andrea Setaro, Pasquale Rosiello, Marco Riccio, Daniele Maisto,
Guglielmo, Luigi, Luigi, Giovanni, Francesco Russo, il nostro direttore, tutto il coordinamento giornalistico, Cristina Liguori e Maria Rosaria Ferrara, credo che siamo tutti. Dunque, da Piazza Municipio io direi che è tutto. Restituiamo la linea alla regia nei piani alti di Teleclub Italia. Questa sera termina qui, ma si continua a far festa. Ciao a tutti! Grazie! Ciao,